Buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con Match. Manca mezz'ora scarsa all'inizio ufficiale della Serie B per quello che riguarda la SPAL. Oggi sapete appunto si giocherà Monza-SPAL, partita subito particolarmente impegnativa e che commenteremo con voi come sempre dalle 16.45 con diversi ospiti, alcuni li conoscete bene, altri invece avremo anche delle sorprese nell'arco di questa puntata. Un'anteprima comunque come sapete si dedica anche ad altre tematiche, anche quest'anno la mezz'ora che anticipa la SPAL sarà dedicata a vari temi che cambieranno di puntata in puntata. Oggi lo facciamo ospitando sostanzialmente un comune, il comune di Copparo, che in questi giorni è in festa con una fiera che si svolge anche in questo periodo di difficoltà legato al Covid e che oltre alla fiera ospita associazioni, ospita attività e tante iniziative che andremo a raccontarvi, o perlomeno cercheremo di farlo col tempo che abbiamo a disposizione. Intanto diamo il benvenuto subito al sindaco di Copparo e con noi Fabrizio Pagnoni. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a te, grazie mille dell'invito. Ecco, grazie mille al sindaco che ha portato con sé di Vevero due rappresentanti di due associazioni diverse di Vevero. Parliamo, anche se hanno l'archeologia in comune, io pensavo fossero legati, in realtà insomma non c'è un legame vero e proprio, ma insomma adesso ci spiegheranno loro di che si tratta. Abbiamo con noi il presidente degli archeologi dell'area, Fabio Rimondi, benvenuto. Grazie, piacere di conoscervi, grazie per l'ospitalità. E poi rappresentanza femminile, meno male, insomma abbiamo anche le quote rosa all'interno di questo studio, Flavia Amato, socia e archeologa, fa parte del gruppo archeologico ferrarese. Benvenuta. Salve, grazie. Ecco, allora poi grazie con voi racconteremo spazio. Tra poco quello che riguardano le vostre attività, anche collegate in alcune situazioni a quella che è il settembre copparese, la fiera in corso. Allora sindaco, io comincerei subito invece partendo proprio da questo periodo che stiamo affrontando, insomma per tutti è un periodo ancora difficile, il Covid è ancora attivo anche se insomma per fortuna abbiamo superato da qualche mese il lockdown, ma le difficoltà sono ancora tante. Voi avete scelto di continuare con la fiera anche quest'anno, anzi darle ancora più enfasi, ecco perché appunto la fiera il settembre copparese quest'anno? Sì, ci tenevamo in maniera particolare perché è vero che abbiamo vissuto dei mesi molto difficili, però è altrettanto vero che un po' la cosa che accomuna tutto il popolo italiano è che quando purtroppo è costretto a cadere è talmente tanto bravo e volenteroso che riesce a rialzarsi, speriamo in un tempo breve. E quindi abbiamo capito che la fiera poteva essere assolutamente in continuità con la tradizione di oltre 70 anni il metodo giusto per cominciare ad offrire ai cittadini che vivono nel nostro territorio la possibilità di riappropriarsi di quel tempo e di quello spazio che nei mesi passati non avevano purtroppo più a disposizione. Certo, allora questo tra l'altro so che è un weekend clou proprio della fiera, giusto? Perché l'avete spartita durante il mese, ma insomma alla fine dei conti il vero weekend è questo. Sì, diciamo che abbiamo scelto di spalmare durante tutto il mese di settembre gli eventi delle fiere in modo tale da poter ospitare anche qualcuno di più, partendo all'inizio del mese proprio con la serata di Miss Italia che si è tenuta su Copparo proprio in piazza, e siamo arrivati nel momento clou, come dicevi, proprio in cui in questo weekend tra domenica e lunedì si vanno a chiudere ad esaurire tutte le attività, quindi è il momento in cui il grosso delle attività sono concentrate tutte, tra l'altro sono tutte fruibili, sono attività pensate per le diverse fasce anagrafiche di età, quindi abbiamo delle proposte che sono di divertimento a partire dai giovanissimi fino ad arrivare naturalmente anche alle persone anziane. Certo, poi un po' alla volta vi racconteremo dettagli particolari legati a Copparo e a quello che sta accadendo in questi giorni, però sindaco, perché proprio questi due ospiti, così magari facciamo un'introduzione ufficiale dalla parte del primo cittadino di Copparo? Sì. Proprio questi due ospiti, perché il segnale che volevo dare di proprio ringraziamento nel confronto delle associazioni che abbiamo sul territorio, perché comunque è chiaro ed è necessario che l'ente pubblico abbia la possibilità e la fortuna di poter contare su delle associazioni presenti all'interno del proprio territorio che lo aiutano in una organizzazione di una fase di rinascita e di ripresa. Sono due associazioni un po' anomale, se vogliamo, nel senso che non ci sono dappertutto, è una peculiarità che noi abbiamo sul nostro territorio, e quindi ho colto l'occasione per chiamarli e aiutarli perché presentassero le loro proposte e le attività che hanno entrambe le associazioni. E allora conosciamoli un po' alla volta, abbiamo detto insomma Fabio Rimondi e Flavia Amato. Fabio Rimondi, tra l'altro poco fa insomma ci conoscevamo, anche se in realtà ho già scoperto che sapevo di loro, ecco, visto un
passato recente, insomma, che li ho visti coinvolti, però io comincerei proprio spiegando che cos'è il gruppo Archeologi dell'Aria, chi siete e cosa fate soprattutto, perché Archeologi dell'Aria ha un nome molto particolare, magari uno può immaginarsi, ma insomma andiamo sul concreto, che cosa fate esattamente? Buonasera, mi chiamo Fabio Raimondi, sono presidente di... Raimondi. Allora, perché io qua ho scritto Rimondi, vedete, infatti avevo il dubbio, Corretto, infatti non volevo interromperti. Correggo in diretta, vai. Raimondi, presidente Archeologi dell'Aria, è un'associazione no profit. Siamo partiti da un semplice gruppo di appassionati nel 2009, poi ci siamo via via con esperienze di vari recuperi, siamo dovuti per forza formare in associazione di promozione sociale, fondata nel 2014, che inizialmente ha avuto sede a Ro Ferrarese, poi dopo ci siamo trasferiti nelle scuole elementari di Ambrogio e dopo varie difficoltà, Covid compreso, l'amministrazione comunale di Copparo ha pensato di darci in mano, in gestione, il museo La Tratta di Copparo, incrementando così, oltre alla storia di civiltà contadina, la storia, il frutto delle nostre ricerche aeronautiche. Cosa si tratta di ricerca aeronautica? Si tratta di agire sul campo grazie a testimonianze orali e archivistiche la ricerca di crash di aerei abbattuti durante il secondo conflitto mondiale. Ah, quindi insomma parliamo di un periodo storico importante, un periodo in cui tuttora, insomma, penso che ci siano a volte dei ritrovamenti. Sì, esatto, abbiamo altri ritrovamenti in progetto, appena finirà questa emergenza Covid, saremo in Toscana. In totale abbiamo recuperato 7 piloti, cioè trovando i resti di 7 piloti, 3 inglesi, un australiano e 3 americani, dando così una risposta alle famiglie che ancora stavano cercando. Certo. Siamo nati, dicevo, nel 2014, siamo un'associazione formata da 25 volontari e nel tempo libero, strappando tempo e risorse alle nostre famiglie, ci dedichiamo a queste ricerche. Ecco, mentre stai parlando, insomma, chi è a casa sta vedendo anche delle immagini, dei filmati, sì, che ci avete portato appunto in queste ultime ore. Esatto, questo è un documentario che ci ha fatto ETV di Bologna e tratta l'ultima ricerca eseguita a Bagnarolo di Budrio nel 2017 con il ritrovamento di un pilota americano, Loren Inz. L'importanza di questo ritrovamento è stata fatta anche grazie alla presenza dei figli del pilota. Quindi quando questo pilota fu colpito il 22 aprile 1945 sopra Bologna, aveva la moglie incinta di un maschietto, Martin, e una bimba di un anno, Gretchen. La moglie rimase vedova, i due figli poi sono cresciuti senza aver conosciuto il padre, si sono poi sposati, hanno avuto i loro figli, hanno avuto altri figli. E si sono messi in contatto con noi grazie a un ricercatore di locale, Gian Piero Fabri, e sono venuti, insomma, il giorno dello scavo erano presenti tutta la famiglia con nipoti al seguito, arrivati dal Wisconsin, dall'Ohio, dal Milwaukee, insomma, erano tutti presenti lì. Quando trovavamo poi i resti del pilota e tutte e due le piastrine, è stato per noi un momento emozionante. Esatto, no, infatti stavo dicendo, immagino l'emozione per voi, ma l'emozione, sì, per i familiari, per insomma, i familiari, ecco, che hanno, sì, riscoperto, insomma, quello che era poi, alla fine dei conti, esatto, il loro passato. Ecco, il loro... Sì, poi le ricerche, poi prima di arrivare allo scavo, c'è poi un iter ben preciso, quando una volta bastava l'autorizzazione titolare del terreno, cosa che serve comunque tuttora, e avvisare e l'autorizzazione da parte dei carabinieri, invece adesso l'iter burocratico è riservato con la sovrintendenza da Roma e ci sono dei documenti ben precisi da compilare, vengono inviati dei funzionari per il controllo dello scavo e assumiamo un archeologo, uno scavo in sicurezza, dopo la concessione di questo scavo poi si può operare e tutto il materiale poi viene ripulito, viene custodito e presentato poi al, certo, museo La Tratta. Allora adesso invece conosciamo anche Flavia Amato, mentre ne approfitto perché stanno arrivando i primi saluti da parte del pubblico, vi ricordo ancora poi dalle 14.45 ci dedicheremo alla ripresa del campionato, in questo caso di Serie B, nella prima partita appunto che vede la Spal impegnata contro il Monza. Dicevo, Flavia Amato che fa parte del gruppo archeologico ferrarese, socia e ovviamente in primis archeologa, giusto? Esatto. Ecco, voi tra l'altro in queste sere siete
presenti proprio alla Fiera di Copparo. Siamo presenti alla Fiera di Copparo, questa sera presenteremo alle 21 alla Chiesa di Coccanile gli ultimi ritrovamenti che abbiamo fatto sul territorio e domani ci saranno le visite guidate sul sito, quindi a Coccanile. Invito tutti quelli che hanno possibilità di venire a vedere lo scavo, che è un cantiere aperto, quindi con tutte le attenzioni del caso. E poi saremo presenti anche a Copparo in biblioteca con una presentazione delle attività del gruppo archeologico. Ecco, quindi comunque attività che vi vedono molto operativi, ma che soprattutto insomma, in questo periodo state mostrando al pubblico, anche magari quelli che sono neofiti o meno esperti ecco, del settore, che magari sono comunque sempre incuriositi. Esatto. Credo che l'archeologia sia sempre una branca che incuriosisce anche i non esperti insomma, del settore. Esatto, infatti facciamo un'operazione di coinvolgimento del pubblico anche quotidiano sul cantiere. Il gruppo archeologico è appunto un gruppo di archeologi e di volontari che si occupa sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti di Ferrara, nella persona della dottoressa Chiara Guarnieri e dell'ispettore onorario Liviano Palmonari, della tutela del territorio, perché chi meglio delle persone che vivono il territorio lo può tutelare, quindi sotto la direzione della Soprintendenza, ma con l'attività costante del pubblico. Adesso le ultime scoperte sono state proprio nel territorio di Copparo. Abbiamo rinvenuto lo scorso anno una pieve che era già monitorata dal 2011 e l'intervento di tutela è avvenuto insieme al Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara, che dovendo mettere in sicurezza le sponde del canale ci ha permesso di mettere in luce una pieve che è una pieve molto antica del V-VII secolo. Siamo riusciti a ricostruirlo grazie al ritrovamento di 12 sepolture e inumazione sul fondo del canale ed è una delle pievi più antiche che si pone accanto alla pieve di Argenta o alla pieve di Santa Maria Padovetere di Comacchio. Oltre quella abbiamo scoperto la pieve successiva, quindi poco distante dalla prima di cui vi parlavo sul canale Naviglio, che sarà quella visitabile domani, che si conserva diciamo quasi perfettamente. Anche lì la tutela perché verranno poi tutelate le fondamenta della chiesa in accordo tra la sovrintendenza e il proprietario. Tra le altre attività del gruppo archeologico c'è quella della ricognizione sul territorio. Infatti nei 10 anni di attività del gruppo sono stati trovati 65 nuovi siti che vanno dall'età del bronzo fino all'età rinascimentale, passando per l'età romana, quindi un'attestazione del periodo romano che è notevole. Certo. Adesso abbiamo parlato delle due pievi, quella tardoantica e quella alto medievale, ma abbiamo anche ad Alberone di Ro, quindi poco lontano, una villa di circa 4.000 metri quadri che ha portato alla luce anche una notevole quantità di reperti. Questo che stiamo vedendo è il video della pieve scavata sul fondo del canale Naviglio. Infatti qui ci hanno permesso col consorzio di bonifica di fare un'arginatura per lavorare all'asciutto e abbiamo individuato l'abside della chiesa. Metà della chiesa si trova sotto il canale, l'altra metà si trova sotto la strada. Infatti adesso con il sindaco siamo in contatto per proseguire le attività di ricerca e recupero della pieve per poter continuare le indagini. Sindaco, direi un territorio particolarmente ricco sotto vari punti di vista, mi hai visto, insomma, tante associazioni, tanti ritrovamenti anche, e comunque credo che la maggior soddisfazione sia vedere comunque persone attive, persone insomma che non vivono Copparo come tra virgolette un dormitorio in maniera passiva, ma invece la vivono proprio come città. No, hai assolutamente ragione, infatti è proprio uno dei valori aggiunti del nostro territorio, è che gli appassionati che poi si iscrivono alle associazioni desiderano proprio in prima persona metterci del loro lavoro fisico e manuale proprio per cercare di migliorare la propria passione e per far progredire l'associazione a cui sono iscritti. Tra l'altro io stesso quando mi sono recato in visita all'ultima pieve rinvenuta sono stato contentissimo perché ero abituato a vedere certe immagini, certe fotografie solo appunto esposte da qualche parte o sui libri di storia o sui libri di archeologia. Avere invece la consapevolezza di avere una pieve tra l'altro perfettamente visitabile sul proprio territorio a fianco della strada che magari tutte le mattine percorriamo per sì, i nostri spostamenti fa un certo effetto ed è assolutamente un'esperienza che va assolutamente vissuta. Allora intanto noi mentre siamo in diretta sentiamo del rumore fuori, quindi presumo non ci sia bel tempo in questo istante, speriamo che insomma
la situazione si vada migliorando, perlomeno per quello che riguarda il vento, anche perché insomma siamo, come diciamo, nel clou della fiera e quindi continuano le varie attività. Immagino che anche stasera ci sia qualcosa a Copparo. Sì, sì, certo. Durante, come dicevamo prima, sono i giorni clou proprio della fiera, quindi è chiaro che abbiamo le nostre proposte classiche che ci sono sempre state in fiera, come l'angolo food, l'angolo del mangiare, che tra l'altro quest'anno unisce un'offerta classica del ristorante a invece uno street food un po' più particolare, e che tra l'altro siamo riusciti a coniugare con una compartecipazione di associazioni di volontariato locale che abitualmente forniscono in altre organizzazioni, in altre fiere, in altre manifestazioni una parte food, da rispetto anche a qualche invece attore che viene da via. Siamo riusciti a coniugare questi due aspetti. Poi abbiamo molto carino per il pubblico giovanissimo, per cui abbiamo coinvolto anche tutto il mondo scolastico, il Villaggio della Sicurezza, quindi un'esposizione dei mezzi proprio utilizzati nelle operazioni di primo soccorso in collaborazione con la Protezione Civile dell'Unione Terre e Fiumi, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco, ma anche il gruppo degli scout volontari. E anche tutta questa cosa, queste associazioni che si sono unite per realizzare un unico progetto, ci dà proprio la sensazione, la dimostrazione concreta di come, quando le associazioni riescono a fare sistema tra di loro, lavorano meglio e alla fine si riescono ad ottenere determinati risultati. Ecco perché ci abbiamo tenuto proprio in maniera particolare ad un coinvolgimento massiccio delle associazioni del nostro territorio nella realizzazione di questa fiera, dell'edizione di quest'anno della fiera. È assolutamente fondamentale. E poi c'è un aspetto a cui teniamo in modo particolare, che è la presenza confermata anche degli spettacoli viaggianti, delle giostre, perché sappiamo che purtroppo causa Covid è un tipo di offerta che è difficile da attuare, però abbiamo avuto un'esperienza molto positiva già alla fine del mese di giugno, in cui abbiamo potuto ospitare i giostrai. Abbiamo stabilito delle regole molto chiare, dei protocolli molto rigidi in termini di sicurezza, ma abbiamo visto e abbiamo dimostrato che si può fare. Certo. Quindi in un momento di difficile ripresa, dove in altre piazze si sono fatte delle scelte differenti, per noi poter avere la giostra presente in fiera è assolutamente un motivo di orgoglio. Ecco, questo insomma un altro dettaglio che abbiamo messo in evidenza. Poi insomma non entriamo dopo ovviamente in confronto. In questi giorni si è parlato molto del problema giostra anche in altre fiere, ma insomma quello diventa un discorso diverso, e ogni comune ha scelto liberamente di gestire quello che voleva. Allora io farei un ultimo giro, ovviamente vi chiedo di essere sintetici perché il tempo, come vedete, vola letteralmente. Riparto da Fabio Raimondi. Intanto prossime attività e poi soprattutto come fare per chi volesse darvi una mano, volesse entrare in contatto con voi, ecco, per quello che riguarda il gruppo ADA. Abbiamo una seguitissima pagina Facebook, Archeologi dell'Aria, siamo su Twitter, siamo su Instagram, oppure con la mail dell'associazione ada.archeologidellaria@gmail.com, oppure con il mio numero di telefono, ma comunque sulla pagina Facebook sono tutti visibili. C'è anche la mappa del nostro museo. Apriremo stasera in occasione della Una notte al museo dalle 21 alle 24, ecco, quindi la nostra esposizione. Esatto. Certo. Siamo reduci di una bellissima manifestazione di domenica con la presenza di rievocatori in uniformi d'epoca della Seconda Guerra Mondiale, con la presentazione poi di attività in medicina e chirurgia sul campo di battaglia, quindi è stata una cosa molto molto interessante. Il 3 ottobre avremo come ospite Alberto Ferretti, che ci porterà la saga degli insorgenti, che ci parlerà anche poi di un evento capitato proprio lì in tempo napoleonico vicino alla tratta. Poi avremo dei romanzi. Poi ci sarà Elena Branca, che fa parte del Pico Cavalieri, che ci porterà a conoscenza delle croce rossine della Prima Guerra e Seconda Guerra Mondiale. Sì, questo è un ciclo letterario, si chiama Caffè Letterario, che presenteremo poi in futuro con locandine e pubblicità sulla pagina Facebook di Archeologi dell'Aria e su altri siti. Cioè, non vi fermate mai praticamente? No, siamo chi iperattivi. Chi c'è dentro è attivo, no, diciamo che le sedi precedenti, come ad Ambrogio, così, ci ha fatto da incubatore, ci ha fatto bollire quello che avevamo in pentola, e adesso siamo esplosi grazie a questa collocazione nel Museo La Tratta, che poi è stato un museo chiuso per tantissimi anni, che abbiamo preso in gestione, e stiamo veramente creando una risposta anche turistica per Copparo, perché è anche un sito strategico, perché è piazzato su una pista ciclabile, abbiamo un ottimo parcheggio, abbiamo un parco giochi, abbiamo un parco esterno tutto intorno che curiamo, abbiamo in cura anche il verde, quindi aperti il sabato e domenica pomeriggio di tutti i fine settimana,
intervallando poi questi weekend con degli eventi storico-culturali e letterari. Anche, certo. E ecco, non vediamo l'ora di avere come ospiti le scuole. Ah, ecco, giusto, giusto. Insomma, adesso che hanno ripreso da poco, speriamo, esatto, ovviamente, esatto, con tutte le modalità legate alla sicurezza, questo ci mancherebbe altro, speriamo insomma che un po' alla volta, sì, si possa arrivare tutto quanto. Scuole che immagino siano interessate anche all'archeologia, a tutto quello che fate voi. Esatto, esatto. Infatti abbiamo avuto tante volte le scuole presenti sul sito a fare le visite guidate. In questo momento è stato un po' più difficile per via del Covid e quindi è stato rimandato, ma sono i bambini i primi protagonisti che dobbiamo coinvolgere per educarli e per fare educare i genitori alla tutela del territorio. Io spero di avervi dato un po' di curiosità rispetto alle attività del gruppo archeologico. Anche noi abbiamo il sito internet del gruppo archeologico ferrarese e la pagina Facebook, e saremo presenti quindi questa sera a Coccanile per la presentazione, la conferenza sugli ultimi ritrovamenti, e domani per le visite guidate sul sito, quindi per vedere dal vivo qual è l'ultimo ritrovamento della Pieve Alto Medievale. Certo, allora quindi questo un appuntamento, ovviamente uno dei tanti appuntamenti, ce ne sarebbero tanti altri, però insomma ricordiamo i vostri rispettivi canali internet e social. Io però volevo dedicare questi ultimi minuti di nuovo al sindaco Pagnoni, che so che voleva invece ricordare e esprimere una parola legato a un caso che insomma stiamo affrontando anche noi nel TV giornale di Telestense in queste serate. Parliamo del caso della Berco e insomma di uno sciopero che sta coinvolgendo i lavoratori. Sindaco, la parola. Sì, è vero, abbiamo parlato di territorio fino a questo momento, non possiamo non considerare purtroppo il momento difficile che sta vivendo l'azienda e che la vede in una trattativa in questo momento con una parte sindacale per quanto riguarda proprio una contrattazione integrativa che stenta a decollare. È chiaro che abbiamo tutti l'interesse di stare vicino al nostro territorio, di dare risposta al nostro territorio. Auspichiamo nel più breve tempo possibile la ripresa del dialogo tra le due parti, perché naturalmente solo la ripresa del dialogo può essere prodromica a poi trovare un accordo che possa essere di massima soddisfazione assolutamente per entrambi. Quindi un assoluto augurio e auspicio che si possa risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Certo, noi ce lo auguriamo, ovviamente poi tutti gli aggiornamenti in questo caso li daremo alle 19:30 con il TV giornale di Telestense. Intanto, giusto per raccontare quello che sta accadendo, ma tra poco lo faremo con i nostri inviati, c'è un ricominciamo in questo momento allo stadio di Monza, per cui tra pochissimo ci dedicheremo proprio alla partita che segna intanto per la Spal il ritorno in Serie B, sperando di poter vedere un campionato diciamo più vigoroso rispetto a quello dell'anno scorso. Ovviamente si comincia subito con una squadra piuttosto ostile, vedremo insomma come andrà a finire questa partita. Io intanto vi ringrazio per la vostra partecipazione, ovviamente mi auguro che per Copparo possa essere questa fiera una ripartenza insomma ulteriore, ecco, a prescindere dai problemi che riguardano la Berco. Certo, noi utilizziamo la fiera per farci conoscere e vi aspettiamo a Copparo in ogni momento. E ovviamente questo poi vale anche per le due associazioni, quindi ricordiamo ancora Archeologi dell'Aria e Gruppo Archeologico Ferrarese. Grazie. Grazie, grazie anche grazie a voi. Solo una curiosità, seguite il calcio? No, potete dirmi anche di no, eh? Non tanto? Poco, vabbè, lo stesso. Sì. No, la Spal. Ecco, volevo arrivare a questo. No, perché guardate, è una ripartenza anche per la Spal oggi, quindi Forza Spal. Partita difficile ma importante per ricominciare. Va bene, grazie ancora a tutti e tre, ovviamente vi auguro un buon rientro a Copparo e insomma mi raccomando ricordatevi quindi il settembre copparese che continua ancora per qualche giorno. Esatto. Okay? Noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo per cominciare a commentare la partita. Rimanete con noi. Ed eccoci qui di nuovo, buon pomeriggio, cominciamo ufficialmente match dopo l'anteprima di qualche minuto fa, un match che come sapete insomma è pronto per rivedere la partenza della Spal in questa nuova veste legata alla Serie B e in quel di Monza. Ma intanto vediamo se è cambiato qualcosa in studio, partiamo dal lato femminile, scusate. Allora, carino. Devo dire un ritorno gradevolissimo, Eleonora Manfredini. Grazie. Ciao Ele, guarda, ti vediamo tutti. Ciao Nicola, ciao Giuseppe, ciao Matteo, buon pomeriggio a tutti quanti, ecco, grazie anche della
applauso. Eleonora, che ci racconterà tra l'altro più tardi anche di sue vicende sportive, so che hai portato a casa qualche medaglia qualche giorno fa, giusto? Sì, esatto, sono ritornata una settimana fa dagli europei di FBT a Muravera con un titolo, una medaglia di bronzo, e quindi vi racconterò un po' di cose, un po' che cosa è successo. Va bene, infatti vedete, è arrivata Eleonora, è partito il vento, ma speriamo che non succeda niente di particolare. Sono io che lo porto. Allora, do il bentornato invece Giuseppe Celeghini e Matteo Agnelli. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Ciao Nicola, ben ritrovati a tutti. Ciao Nicola, dopo se vuoi anch'io delle vicende da raccontarti, estive, se vuoi, eh. Ho già paura. Allora, dovete sapere che quest'anno, oltre agli ospiti, tra l'altro ne avremo tanti che si avvicineranno anche questa puntata, avremo ogni settimana un ospite che rappresenta anche la SPAL, o perlomeno la SPAL legata al passato, ma che tutti quanti ricordiamo. Quindi sono molto felice di avere con noi oggi, come primo ospite che rompe il ghiaccio di questa rubrica, Andrea Mangoni. Andrea, buon pomeriggio, ben ritrovato. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Andrea. Ciao. Andrea, allora intanto tanti avranno piacere di rivederti, anche ricordando, insomma, una SPAL che ci riporta ormai a quasi 30 anni fa, posso dirlo, insomma, ormai, cos'era, nel 91? Beh, con Andrea sono ricordi anche positivi, no, perché no, certo. È stato gli anni, nel lungo periodo di Magra, abbiamo visto la Serie B, una promozione con Andrea Mangoni, quindi guarda, lo si ricorda volentieri quel periodo. Andrea, non so se conosci Giuseppe Celeghini, sì. Però guarda che non so tu quanto... Sì, certo. Ecco. Sì, ci conosciamo. Esatto, Andrea. Non so tu quanto ricordi quel periodo, ma sicuramente Giuseppe ne ricorderà ancora di più. Non l'ho mai trovato sgamato, impreparato su niente finora. Tanto che Andrea era in campo con la fascia di capitano, io ero in curva a cantare. Certo, giustamente. Con i capelli lunghi. Certo. Con i capelli lunghi. Va bene, Andrea, tra poco ti coinvolgiamo, però intanto volevo capire da Giuseppe che... Intanto che formazione ci ritroveremo oggi? Allora, intanto sono stati tesserati all'ultimo istante i 6 nuovi acquisti, non tutti sono in campo perché mister Marino, al quale diamo il benvenuto perché anche lui ha l'esordio in bianco-azzurro, opta per l'unico innesto di nuovi di Brignola, talentuoso esterno offensivo. Sono molto curioso di vedere la sua prestazione, in attesa di vedere, ammirare il talentino per eccellenza, quell'Esposito, che devo ammettere che l'amico Matteo aveva pronosticato in tempi... È vero. Hai cominciato a decantarne le lodi, vedremo a Ferrara questo talento puro. E oggi non è stato convocato, da domenica prossima potrà esibire il suo talento. Anzi, Andrea, approfitto a chiederti, tu l'hai già visto, che opinione hai di Esposito attaccante, che a Ferrara abbiamo anche il fratello centrocampista? Ma è un giocatore sulla bocca di tutti, è uno dei giovani più importanti, penso, del calcio italiano, quindi secondo me è un ottimo acquisto per questa squadra e per la Serie B. Insomma, non credevo fosse possibile scendesse in Serie B, però è stato bravo Giorgio Zamoner a prenderlo, e sono sicuro che è un giovane che potrà far togliere alla SPAL delle soddisfazioni. Ecco, sono un under 21, quindi insomma, se trova l'ambiente giusto e lui si trova bene a Ferrara, sicuramente penso sia per ora il miglior acquisto. Sì, ha 18 anni, ricordiamolo, nel 2002. Lo voleva mezza Serie A, ma l'Inter ha detto tu devi giocare per forza, la SPAL. Secondo me ha influito anche molto il fatto che c'è il fratello qua. Sì, anche perché la giovane età del ragazzo ha fatto sì che a trasferirsi in una città diversa da quella abituale, dove c'è già il fratello di 2 anni più grande, penso anch'io che abbia influito. L'Inter ha voluto darlo alla SPAL, ci teneva a darlo in bianco-azzurro perché a Ferrara è una piazza, una bella piazza per un giovane dove poter esprimersi e giocare. In Serie A c'era interessato un paio di formazioni in maniera molto decisa, però difficilmente gli avrebbero offerto la possibilità di giocare con continuità. Però penso che sia arrivato a Ferrara proprio per dare minuti nelle gambe al ragazzo e vederlo, insomma, giocare con continuità, per proprio valutare proprio al 100% le sue qualità. Però secondo me, ragazzi, in un 3-4-3 non può giocare esterno davanti, no? Guarda, io ho un nostro amico comune, collega, Mauro Malaguti, che tutti conosciamo, certo. Ha fatto una chiacchierata telefonica con Stefano Vecchi,
ex capitano e allenatore della SPAL, che era il suo allenatore nella prima era dell'Inter, e Stefano, tra l'altro persona squisita che ricordiamo tutti con grande piacere a Ferrara, un signore, e ha detto che secondo la sua opinione in un tridente offensivo a piede invertito, cioè sul lato sinistro, potrebbe dare il meglio di sé. Speriamo, dai, speriamo. Anzi, lui diceva, ed è colui che l'ha allenato, quindi è credibile, che lui lo vede meglio in quella posizione lì da poter puntare la profondità che come centravanti spalla alla porta, anche perché diceva che nel gioco aereo non è un fenomeno, diciamo così. Diciamo anche che a 0 euro è un colpo pazzesco. Sì, certo. Sì, assolutamente. Ma tra l'altro, insomma, se posso, Didi pure Andrea, vai pure. No, se posso intervenire, penso che un ragazzo giovane così, specialmente nei due esterni di un trio d'attacco, è proprio il suo ruolo, perché un centravanti ha bisogno forse un po' più di esperienza per giocare spalle alla porta, per giocare nel caldo dell'area, quindi un ragazzo così che è anche veloce, insomma qualità tecniche, penso possa essere più utile in un inizio di carriera in questi ruoli esterni. Certo, comunque devo dire è stato accolto con grande entusiasmo, non vi dico i messaggi nelle chat private di Matteo Agnelli quando è venuto fuori, era quasi più entusiasta nel vedere Esposito che Eleonora oggi, non so a livello di entusiasmo dove fosse più alto. Giuseppe sì. Può essere testimone del fatto che io già 2 anni fa ne parlavo. Sì, sì, è vero, confermo. Quindi per me vederlo alla spalle, non dico un sogno, ti ma dico quasi. Una cosa tecnica, dovresti riuscire ad attaccarti un po' al microfono, sta sì, scusa. Ecco, per cui vediamo dopo se riusciamo tutto, a recuperare. Matteo rappresenta l'emblema, no, dell'uomo, gambe delle donne e calcio mercato, quindi l'interesse suo verte su queste cose. Poi non so se... Non ce la faccio, arrivo. Vabbè, okay, adesso andiamo su. Eleonora, intanto, vabbè, anche se... hai seguito durante l'estate altri tipi di sport, però tu hai delle aspettative particolari da questa SPAL? Hai avuto modo di seguire un po' le vicende nelle ultime settimane? Beh, negli ultimi giorni devo dire la verità, non molto, anche perché, come sai, ero impegnata su altri fronti. Comunque, sicuramente la SPAL è un bene, un patrimonio di tutta la città, e poi da sportiva e insomma da appassionata, da anche ex conduttrice di questa trasmissione, insomma, gli si vuole sempre molto bene alla SPAL. Sicuramente le aspettative sono quelle di rifarsi un po' dall'amaro in bocca delle ultime giornate, delle ultime settimane, dell'ultima annata, che veramente ha fatto disinnamorare un po' tutti di questa SPAL. Sicuramente un buon punto di partenza, una buona Serie B può far divertire molto il pubblico, e poi soprattutto la squadra è ben assestata, anche il fatto del cambio di guida tecnica sicuramente è una ventata di novità. Quando si termina andando così in fondo, toccando così tanto il fondo, fa anche molto bene ripartire con molte novità e con tante pedine diverse. Poi la guida, insomma, non so, ci dirà il campo e ci dirà il tempo quanto mister Marino sia in grado di condurre questa nuova SPAL alla soddisfazione, non tanto alla vittoria, però comunque l'importante poi è vedere calcio ben giocato, a mio avviso. Certo, allora intanto vabbè, posso Nicola pure fare una domanda da Andrea. Andrea, se mi senti, ti volevo chiedere, siccome tu hai un passato anche da direttore sportivo, quanto è cambiato operare sul mercato attualmente, quando c'è questa difficoltà a operare acquisti, a tesserare giocatori, bisogna attendere che un giocatore in uscita venga tesserato dalla squadra a cui hai ceduto il giocatore. Vedi l'esempio della SPAL, che ha dovuto attendere che l'Udinese mettesse a referto Bonifazi, o in alternativa si attendeva che la Lazio mettesse a referto Fares. No, perché aspetta che la squadra turca metta a referto Bastos per poter incamerare Fares. Quanto è complicato adesso con queste situazioni? Ma è complicato perché in questi ultimi anni conta molto più il bilancio molte volte della squadra, quindi c'è da attendere di liberare qualche posto, liberare così dei giocatori, mandare via dei giocatori per poter abbassare il costo del lavoro e per poter inserire un altro contratto. Insomma, è sempre più difficile, sono norme che hanno aumentato un po' così le difficoltà di una squadra a operare nel mercato proprio a livello di bilancio. Ecco, questo purtroppo è anche un male del periodo, perché la fase economica che viviamo da qualche anno non è delle più facili, e questo vale anche per le società di calcio, a parte quelle più grosse. Ecco.
Allora, intanto Andrea, guarda che ti stanno arrivando dei messaggi, perché per esempio c'è Paola che dice: dopo Zamuner come DS, Mezzini in panchina, ora Mangoni come ospite, mi sembra di tornare alla mia adolescenza passata in curva. Grandissimo Andrea, e poi ci ringrazia per la bella sorpresa. Grazie a te Paola per averci scritto, quindi vedi, stanno arrivando, grazie. Stanno fioccando un po' tutti i tifosi. Tra l'altro mi diceva Ivan in regia che ha delle immagini che ti riguardano, non so, io non le ho ancora viste, per cui Ivan, carta bianca, ecco qua, mamma mia, qua torniamo indietro, vedo un Celeghini che sorride. Sorride. Eravamo tutti più giovani, Andrea. Mamma mia, era il primo anno, l'arrivo a Ferrara, è la squadra che questa che vince il campionato, bellissimi ricordi. Certo. No, queste sono annate che ci sono rimaste dentro a tutti noi, questi ragazzi, compagni miei di questa squadra, ci ritroviamo ancora varie volte durante l'anno con le compagne, con le mogli. E siamo sempre una squadra, siamo rimasti a vita una squadra, rimaniamo a vita una squadra, anche dopo aver smesso di giocare. Certo. E nonostante dopo di voi c'è stato chi ha raggiunto dei gruppi, delle rose che hanno raggiunto la Serie A a salvezza, però amato dagli sportivi ferraresi come il vostro gruppo, penso nessun altro, nonostante poi dopo sia arrivato, per fortuna, chi ha ottenuto risultati ancora più sorprendenti. Vediamo la Serie A. Ma la vostra rosa, certo, di quegli anni rimane forse la più amata in assoluto. Posso fare anch'io una domanda ad Andrea? Da parte degli sportivi ferraresi. Mi permetto, sì, di dare... Il fatto un attimo. Il fatto è che noi ci eravamo fusi con il gruppo degli sportivi. Noi andavamo a cena dalle loro mamme. Vero. Insomma, vivevamo anche il loro calcio non giocato. E questo ha fatto sì di farci conoscere anche come persone, non solo in campo. E quindi non si pensava a tatuaggi, non si pensava ai capelli, alle sopracciglia tagliate, ai capelli rasati, si pensava a giocare, a essere seri, a fare una vita giusta. Ci sono stati anche risultati, c'è stato anche l'amore della gente che è stato... ha ricambiato questo nostro comportamento. Poi avevate un compagno di squadra che, oltre che, parlo di Roby Labardi, che oltre ad essere un ottimo attaccante era anche un ottimo PR tra d'union con la tifoseria, amico di tutti, quindi con Labardi nel vostro gruppo si faceva presto a essere amici di tutti. Sì, infatti, insomma, era un gruppo coeso e ognuno aveva la propria parte da fare, insomma, durante gli allenamenti, durante le partite, durante le giornate. Ognuno aveva un carattere, insomma, è nata un'unione bellissima, ti ho detto, come dei fratelli, e va avanti questa storia. Certo. Andrea, so che ti vogliono fare tutti delle domande, allora magari appunto diamo parola sia a Matteo, sì, che a Eleonora, poi torniamo sulla cronaca tra poco. Matteo. No. Andrea, mi permetto di darti del tu, però toglimi una curiosità, no? Io ho 25 anni che me lo chiedo, come mai Massimo Ciocci, che quando arrivò ero gasatissimo, tutti i giornali compravo, fallì alla SPAL? Dammi una motivazione, se c'è, ecco. La motivazione è quella, per come l'ho conosciuto io, di un ragazzo timido, di un ragazzo introverso, di un ragazzo che aveva bisogno, è arrivato qua con questo nome sulle spalle, ma aveva bisogno di supporto che in quel momento questa squadra me lo poteva dare, a livello morale specialmente, perché è stata un'annata difficile. E lui non aveva una grandissima personalità, ecco, e questo l'ha soffocato un po'. Certo. Ok. Eleonora invece? No, invece la mia era piuttosto un'osservazione anche a rinforzo di quello che si era detto poco fa, nel senso che si parlava proprio di come c'era questa empatia fortissima con il gruppo, con il territorio. Era anche un mondo dove non c'erano i social, dove non c'era un filtro virtuale nel rapporto, nella relazione con il tifoso, quindi adesso siamo abituati a un altro tipo di feedback, di risposta dal punto di vista dello sportivo con il pubblico, quindi era anche un rapporto più reale. Giusto, osservazione giusta, infatti il primo cellulare l'abbiamo avuto dopo la vittoria del campionato, il presidente Donegaglio me l'ha regalato a tutti, avevamo dei mattoni in tasca, guarda. Però non c'erano i social ancora, e quindi è vero quello che hai detto, insomma il rapporto era più vero, più si toccava con mano il giocatore, e questa è una cosa importante. Purtroppo questi social sono
servono, sono utili, ma poi ci sono anche altre problematiche che sapete tutti, insomma. A proposito di social, Nicola, posso dire una cosa? Ranieri, quel ragazzo che oggi è stato dato per ufficiale alla SPAL, doveva andare alla Salernitana. Sì. Ma tramite Instagram gli sono arrivati dei messaggi sulla sua pagina dei tifosi della Salernitana e lui, che gli sconsigliavano di andare lì, ha preferito non andare. Cioè i social arrivano anche a condizionare una scelta di mercato. Certo. Vabbè, poi bisogna vedere se è solo questo o se è successo qualcos'altro, insomma, che magari la scusa è stata questa. La scusa ufficiale è questa, vabbè, insomma. Intanto noi continuiamo a mandarvi, ovviamente non possiamo mandarvi la partita in diretta, continuiamo a mandarvi invece dei momenti storici della SPAL che fu. Intanto nel quando frattempo ce in, curva. In questo avvio di partita ad andare più vicino alla rete è stato il Monza al decimo con una doppia deviazione aerea con Gittier, il centravanti nuovo del Monza, che da distanza ravvicinata ha sfiorato lo specchio della porta difeso da Berisha. Okay. Unica occasione fino adesso. Beh, comunque sia, insomma, diciamo che ripartire oggi, anche se dalla Serie B, almeno penso che psicologicamente sia una cosa ben diversa rispetto a come ci siamo salutati all'inizio di agosto. Sai, quando Nicola, cos'è che secondo me che c'è voglia di competere, di guardare la classifica, i risultati, perché vedere dei gol, esatto. Al di là di quello, cioè giocare per qualcosa, perché il girone di ritorno l'anno scorso per cosa abbiamo giocato? Niente, per nulla. No, infatti era contavamo solo i gol al passivo, sperando di prenderne meno di 3 ogni partita. Esatto, era cercare di vedere se riusciamo ad agguantare un pareggio ogni tanto, ecco, diciamo così. Poi vabbè, c'è stata un'eccezione forse, ecco, perché poi gli ultimi tre mesi sono stati veramente i più drammatici. Comunque, tra poco avremo anche altri ospiti, quindi Andrea, intanto noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Ovviamente c'è tanta gente che ti saluta e ovviamente io ti strappo una promessa. Non certo la settimana prossima, però se avrai piacere di essere con noi anche magari tra un mese, tra due mesi, per un'altra ospitata, a noi ovviamente farebbe immenso piacere. Sì, fa piacere anche a me, volentieri, sono a disposizione, dipende dai miei impegni, però insomma sono a disposizione, sì, perché non ci sono problemi, ci sentiamo e fissiamo. Ci accordiamo di volta in volta, perché so che devi andare via tra poco, quindi siete stati ligi al dovere, devo dire, Sì, ti ringrazio, sì, ligissimo, siete stati bravissimi e ringrazio dei saluti di tutti i tifosi e mi ha fatto piacere anche vedere gente, insomma salutare giornalisti che insomma è tanto che non vedevo. Ha fatto piacere anche a me, grazie, grande saluto Andrea. Grazie Andrea Mangoni. Ciao. A tutti voi. Tra l'altro, insomma, diciamolo pure, l'avete visto anche in onda, ma insomma lo ribadiamo, persona anche molto simpatica caratterialmente, quindi è stato un piacere averlo con noi. Torniamo sulla cronaca, siamo al 14esimo, sempre 0-0 tra Monza e SPAL. Sì, è partito più forte il Monza, ha creato un'occasione da gol, la SPAL sta guadagnando campo nel corso del trascorrere dei minuti, in questo momento è la SPAL quella a spingere un pochino di più. Ha provato con un bel inserimento di D'Alessandro, che l'espertissimo Paletta, giocatore che ha anche vestito la maglia della nazionale. Non si sa perché però, Beh, insomma, ha avuto delle belle annate, anche Paletta a Parma, anche al Milan. È un giocatore che è arrivato in Italia come argentino ed è finito nella nazionale italiana. Sì, A me viene da ridere perché l'Italia ha fatto un percorso. L'Italia storicamente ha sempre avuto dei difensori incredibili e a pescare uno che, non lo so, è comunque è passato. Vabbè, insomma. Fatto delle belle annate in Serie A, ha vestito anche la maglia dell'Inter, del Milan. Sì, e adesso a fine carriera è rimasto ad abitare a Milano e ha sposato la causa di questo ambiziosissimo mondo. Come Boateng. Che vanno a tirare qualche soldino a fine carriera, perché sai, detto, a me sono acquisti che non fanno impazzire quelli lì, perché Boateng, per sono carità, più, come sono più giocatore, nomi di facciata, perché quando è venuto fuori viene Boateng da quattro annate dove ha visto, io penso che non ha toccato le 10 partite a stagione, sia a Firenze che era stato al Sassuolo, al Barcellona, quindi nelle ultime, l'ultima forse è stato all'Eintracht Frankfurt in Germania, che ha giocato un campionato intero. Guarda, secondo me Giuseppe è un ex calciatore da quando è andato via dal Milan, secondo me. Però ragazzi, non abbiamo detto gli Orsato, arbitra la finale di Champions League, dopo un mese dov'è? Monza Spal. Sì. Ma lo manderanno a fare un po' di rodaggio, dai. Sì, anche io ho pensato questo. Però insomma però è un grandissimo arbitro, anzi, a mio avviso il numero uno. E ricordiamo che non c'è il VAR in Serie B, Sì. Quindi adesso se c'è gol posso esultare senza paura che me lo tolgano. Ecco. Magari si alza la bandierina del fuorigioco. Ma io è la prima cosa che guardo, Eleonora, la bandierina. Anch'io. Ormai ho l'occhio esperto, ecco.
Ma voi cosa ne pensate della guida tecnica? Io sono contentissimo. L'ho citato di straforo prima, ma... Ma ti dico, è un allenatore che invia una sicurezza, esatto, perché ha un'esperienza, io penso che nessun allenatore di B abbia più esperienza in questa categoria più di Marino. C'è da dire che nelle ultime annate ha avuto anche più di qualcuna annata fallimentare. Sì. Beh, ha avuto anche un po' di sfortuna, a mio Guarda, avviso. Guarda, il prima immagine che mi è venuta in mente di Marino è quando è riuscito, quando si è fatto il suo nome con... per l'ufficialità, diciamo pure, quando è riuscito a perdere la semifinale playoff giocando in casa in 11 contro 9 contro il Carpi. Non è una cosa facile riuscirci, lui ci è riuscito. Io ricordo... Sono quelle partite che devi vincere per forza, che è proprio la volta buona che non col le Frosinone in casa, il Frosinone aveva due espulsi in 9, è riuscito Letizia, l'esterno del Carpi su punizione, ad andare in gol e a vincere a Frosinone eliminando i Ciociari dalla finale che poi disputò il Carpi. Però dai, ha avuto anche delle belle annate. Certo. Beh, a Udine è stato veramente... Ha lanciato molto, anche dei bei giocatori. Io credo che se dovessero arrivare un po' di vittorie, credo che poi dopo anche... No, ma per carità, io ho voluto analizzare sia le positività che le negative, perché è un allenatore che dà un'impronta importante alla propria squadra, all'organizzazione, è molto tattico, la squadra di Marino sono sempre bilanciate. Certo. Cosa non mi dispiace mica. Cosa ha detto Mattioli? Vuole vedere una squadra offensiva? Sì. E questo è l'allenatore giusto, no? Esatto. No, perché lui, ricordo quando ancora c'erano... vari nomi che giravano, da alcuni era stato accolto male, come, però sono convinto che poi alla fine dei conti, cioè il problema c'è che anche Semplici non era stato sai accolto, anche un motivo e rispetto eravamo abituati a Leo Semplici, certo, un allenatore sempre disponibile, sorridente, pronto anche alla battuta, a livello umano è più serioso, esatto. Ha fatto delle belle ferie Semplici, avete visto? Sì ovunque. A proposito di social ha postato in continuazione, ma è diventato un po' malefico secondo me, mette tutte queste foto al mare. Ma io ho visto, perché sapete che quando uno va sui social trova sempre sotto, anche se ci sono 3.000 commenti, i commenti degli amici. Ho visto la foto dove c'è lui giovane, eccetera, eccetera, e tu subito che hai commentato, dico prima sotto Matteo Agnelli, che cos'è che gli hai scritto? Gli ho scritto, chissà quante ragazze hai avuto, ecco, in questo periodo, ecco. Esattamente, ci va a fare. Chissà quante le pensavi? No, ma ha una famiglia. Ha messo una foto da ragazzino, da giovane. Ma pensavi che gli chiedesse quanti libri aveva letto durante l'estate, gli avrà chiesto quante donne ha avuto. Oh yeah. Vabbè, insomma, dopo se ognuno fa quello che vuole. Intanto, guardate, oltre a vari commenti tecnici, ringrazio anche che ci sono alcuni amici da varie città che ci stanno seguendo, chi da Trento, da Reggio Emilia, insomma, comunque ci danno il bentornato. C'è un messaggio per te, Eleonora dice, posso fare una domanda? Sì. Ma dove state, Eleonora, quest'estate per essere sempre più bella e più giovane? Ciao e forza SPAL. Però non è firmato, A me posso fare una domanda, mi ricorda un possibile colpevole. Sì, però. Vabbè, però insomma comunque sia qui. Comunque grazie. Ti arriva questo complimento. Un adulatore vero, devo dire la verità. Sì. Sì, è proprio un messaggio scritto ad hoc. Se vuoi rispondere, poi salutiamo l'ospite che abbiamo già pronto. Dove sei stata? Dove di sono bello? Stata? In Sardegna. In Sardegna, esatto. Niente. Risposta fa, però pioveva sempre, c'era sempre vento, quindi quindi dove vai tu anche tipo oggi? Sì, esatto. No, oggi. Esatto, non me lo ricordate per piacere. Esatto. Ah, esatto, non, no, hai fatto non era Billionaire, era nella parte sud, no, vero? Eri a sud della Sardegna. Sì, era nella parte sud era della Sardegna, esatto. Niente Costa Smeralda. No, esatto. Non so se andate in Costa Smeralda a fare la bella vita, Max Fogli, ma oggi ce l'abbiamo in diretta dal Lido delle Nazioni. Ciao Max, ben ritrovato. Ciao, buona serata e buon campionato a tutti. Grazie. Ciao. Max. Ciao, ben ritrovato. Max. Allora, no, tu non sei stato in Costa Smeralda, vero? No? No, sono stato a casa quest'anno. No, perché so che, voi rapper adulate sempre questa bella vita, belle donne, tutto il resto, quindi per questo. No, yacht, no, giri in barca, dappertutto. Allora Max, così proprio abbraccio, un commento tuo a caldo, che spalti aspetti per quest'anno? In realtà io sono partito scettico e continuo ad essere scettico perché è un po' la mia abitudine dopo le retrocessioni. Però se devo analizzare questi primi 20 minuti mi aspettavo di vedere un Real Monza invece del Monza per come era stato dipinto, ecco, un po' dai giornali, dai media, dalle aspettative che c'erano, mentre invece vedo una SPAL che tiene bene il campo e questo mi fa ben sperare.
Ok, beh, insomma, mettiamoci subito questa positività, anche perché effettivamente anch'io in questi giorni qua ne ho lette di cotte di crude. Cominciamo subito nella maniera più difficile, che sicuramente è vero, perché insomma il Monza, lo sappiamo tutti, che è una delle candidate per accedere alla Serie A, visto chi ha dietro, anche perché Beppe, adesso abbiamo già visto alcuni acquisti, ma il Monza potrebbe essere una squadra che a gennaio, se c'è da investire, investe. Ma la mia opinione è che già adesso hanno fatto la squadra sicuramente sulla carta più forte a nomi, perché poi dopo bisogna dimostrarlo sul campo, ma sono convinto, come dicevi tu, che qualora le cose non funzionassero a gennaio si rifà un'altra campagna acquisti faraonica, perché la presidenza, sappiamo che il presidente Silvio Berlusconi punta in maniera molto decisa alla massima serie. L'anno scorso il Monza all'interruzione del campionato aveva oltre 20 punti di vantaggio sulla seconda, certo. Lui ha detto vinco il campionato e ha fatto praticamente gara a sé. In B partono con una squadra veramente molto forte, vediamo poi se, perché insomma la storia è piena di squadre favorite che poi falliscono. Però, come dicevo, a mio avviso il Monza, qualora incontrasse dei problemi alla riapertura del mercato, arriverebbero altre. Attenzione, Vicari salva di testa, un bel traversone dalla destra del Barberis, è il giocatore ex Crotone dei Brianzoli. Diciamo che Monza, ragazzi, ha anche un direttore generale che di calcio ne capisce un bel po', Adriano Gagliani, certo. Forse il più grande della storia del calcio italiano. Insomma, con Gagliani... Insomma, però era abituato ad altri nomi, altri... a comprare in Olanda... Pensiamo subito, esatto, al Milan dei tempi d'oro. Però ha anche pescato giocatori che poi, grandi con lui, ecco. Certo. Vabbè, comunque, vi chiedo a tutti, compreso Max, di rimanere un attimo in stand-by, anche a voi che ci guardate soprattutto. Piccola pausa pubblicitaria, tra poco ancora in diretta. Sempre 0-0 tra Monza e Spal, mentre Eleonora Manfredini poco fa si è permessa di dire a Celeghini e Agnelli: sembrate due zitelle che commentano quello che... Non mi va mai bene niente, poi... No, non sono mai d'accordo su niente, ma ci vogliamo bene. No, ma in realtà stavano commentando la maglia della Spal di quest'anno, in pratica, ecco. Ma sì, io avevo fatto, diciamo, l'obiezione, mi piace di più con il... Siccome, allora, precisiamo, quest'anno le divise da gioco sul retro, sulla schiena, non hanno il riquadro bianco dove viene scritto il numero e ci il nome, sì. Dove appunto se con le righe, la scritta sulle righe, direi che il numero si vede poco e il nome niente. Sì, sì, è vero. Però secondo me il problema qual è? Che ogni anno quelle aziende che fanno le maglie devono inventarsi qualcosa di nuovo per il merchandising. Questa è la realtà degli anni 2020. Cosa hanno fatto quest'anno? Le hanno messe nere. A me non dispiacciono, sinceramente, però se devo essere onesto, si legge pochissimo il nome. Tu devi pensare agli addetti ai lavori che devono commentare una partita dall'alto delle tribune. Vabbè, ma avranno una distinta. Però io e Eleonora cosa faccio? Una distinta, però devono vedere il giocatore. Cioè, quando commenti e vedi dall'alto che magari stai facendo una radiocronaca o una telecronaca, devi vedere il giocatore. Sì, ma faranno come faccio io, che mi memorizzo i numeri e così sono il giocatore, no? Guardate, intanto da casa già ci chiedono, secondo voi, quali saranno le favorite quest'anno? Beh, una è in campo adesso. Beh, certo, infatti io credo che il Monza ormai neanche... Sai, la B è veramente... Imprevedibile. Esatto, è veramente indefinibile, perché come l'A, insomma, si parte con le grandi... Che, l'A, sostanzialmente, l'abbiamo visto in questi anni, è divisa in due. Ma anche la C, a livello di Serie C, ci sono sempre degli squadroni, sì. E squadre che arrivano dai dilettanti. La B, invece, è veramente un'incognita. L'anno scorso è andato su il Crotone, che non era assolutamente fra quelle indicate per lottare per i primi posti. Che farà 10 punti in Serie A, segnatevelo, eh. E lo Spezia 12. Se gliel'hai guffata. Gliel'ho guffata, ma è la realtà. Purtroppo si presentano... No, noi abbiamo criticato anche l'anno scorso, ma non è facile fare un campionato di A, soprattutto da chi viene a Serie B. E secondo me il Crotone e la Spezia hanno due rose... Assolutamente non da Serie A. Attualmente, questa volta stranamente la penso come te, però credo. per qua fuori stai in un brutto tempo. Quindi non vi mettete credo che però in corso d'opera entrambe troveranno i tasselli giusti per rendere più competitivi. I primi rovesci importanti vedrai che suoneranno dei campanelli d'allarme, poi dopo tutto è in vero, proporzione alle possibilità economiche, ovviamente. In B però nessuno parla del Lecce come favorita, che secondo me è la squadra più forte. No, beh, Lecce è una squadra forte, sì. Poi è una bella piazza Lecce, va bene che d'accordo che il pubblico non c'è, però qualora si dovesse riaprire in corso di stagione, come tutti si augurano,
Lecce è un campo veramente difficile da andare ad affrontare. Però parliamo per noi. Io sono molto contento anche di questa SPAL. Gagliani ha detto una cosa giusta. Attenzione. Ah no, Berisha anticipa Gitkier. Tu avevi una squadra con molti incedibili. Ma perché incedibili? Perché non li voleva nessuno. Cioè, no? Comunque non ti metti d'accordo sul prezzo, parlo di Berisha, parlo di Valotti, Murgia, e ti sono rimasti lì. Ma in Serie B questi hanno voglia e fanno la differenza, eh? Sì. Quindi comunque sulla carta la SPAL secondo me è una bella ma squadra. Guarda, io il discorso più evidente di questo discorso è Paloschi. Perché esatto. Paloschi motivato come sembra quest'anno, guardate, è un giocatore veramente importante. Gagliani. Mi mancava Gagliani in tribuna. Gagliani in tribuna con no, la lo mascherina. Lo vedi bene con la seduto. Mascherina. Speriamo di non vedere le sue esultanze. Speriamo di vedere le mie, ragazzi. Ma adesso io non ricordo cosa dicevamo nel corso delle ultime puntate. Sono state rispettate più o meno le attese di chi rimaneva e chi andava rispetto a quanto dicevate. Non, perché non ricordo soldi, proprio... Allora, anche a livelli alti non ci sono soldi. No, ma voi dicevate, secondo me rimane questo, secondo me rimane quello. Io non mi ricordo oggettivamente chi designavate come giocatore che... Sai, Ele, qual è il problema? Che in Serie B non sono accessibili ingaggi di taluni giocatori di Serie A, perché adesso non voglio far nomi, ma in campo ce ne sono due, uno in campo e uno in panchina, che viaggiano a 1 milione. In B sono tondo, sono cifre... Improponibili. Fuori dal mondo. E devi trovare, cioè, quando una squadra retrocede, l'imperativo è riuscire a liberarsi, vendere certo, in no, Serie A degli ingaggi appunto, importanti, anche perché ti impediscono poi di fare mercato, di costruire una squadra certo. Per la categoria inferiore. Beh, mi sembra che poi alla fine i pezzi grossi siano stati smistati un po' sì, tutti. Però vedi anche Bonifazi, Bonifazi per liberartene hai dovuto darlo in prestito, va bene che il rovescio della medaglia potrebbe essere, speriamo che a Udine si rigeneri così si rivaluta. Deve darsi una forte rigenerata. Per me è troppo investimento troppo alto che è stato fatto per Bonifazi e non paghi l'ingaggio soprattutto sì. Non hai l'ingaggio esatto, da pagare esatto. Infatti che mercato abbiamo fatto? 6-7 ragazzi giovani tutti sì. In prestito sperando che ci diano una mano ecco. Vabbè, sai che io non sono un folle amante dei giovani. Poi nemmeno quelli io. Buoni giocano in ogni categoria perché li vediamo anche in Champions io però in per me i giovani servono per fare il campionato primavera. E Max si ricorda che lo dissi anche l'anno scorso che io giocatori in prestito Sebastiano Esposito faccio un'eccezione perché sono passamente innamorato di lui ecco ma nel senso calcistico tranquilli mi piacciono ancora le donne però se devo ogni tanto lo fai notare non lo mettevamo in dubbio no, cosa, perché dopo sai dopo però se devo valorizzare uno che viene dalla Fiorentina dal Verona ma chi se ne frega io faccio giocare i miei capisci cioè poi non girando un euro fai bene a far così ecco. Max, volevi aggiungere qualcosa? Attenzione, grande parata Maradona di Berisha. Sempre su Gitkier, centravanti del Monza, che ha prolungato la traiettoria di una punizione battuta da Armellino. È veramente però bello, davvero. Una parata complicata sì, questa. Sì, bravo il nostro portiere, speriamo che rimanga. Ecco, questa vale un gol. Questa è un aspetto da approfondire, perché questo è un portiere che ti dà... Ti dà sicurezza, 8-10 gol sicurezza. A fine anno, 8-10 punti a fine anno in classifica, in Serie B. Devo dire che insomma... ecco, esatto. Dalla regia, dalla regia arrivano... Berlusconi, diciamo quello che sta dicendo in regia. No, Max, ti abbiamo interrotto, volevi dire qualcosa, volevi aggiungere qualcosa? Abbiamo parlato io e Agnelli in questi giorni telefonicamente di questa cosa. Addirittura. Allora voglio dire... Qual ma è la mia idea alla prima giornata? Perché se poi lo diciamo a metà campionato non vale. Secondo me lo Spezia arriva ultimo in Serie A e il Lecce vince il campionato di B. E Sebastiano Esposito, se arriva alla SPAL, arriva almeno a 10 gol. Lo dico alla prima giornata. Così okay. Scriviamo le segniamo. Scrivo Max, sto segnando io. Aspetta che me lo scrivo. Sto verbalizzando. 10 gol Esposito. Stai facendo com'è? Io dico che ne fa di più. Anche per me. Spero. Dico, arriva a 10 gol almeno. Almeno, certo. 10 gol in B a 18 anni, un 2002... Sono tanta roba. C'ha un piede questo ragazzo. Comunque a Matteo c'è da dire una cosa, tu dici giustamente, io i prestiti non credo. In effetti se tu ci pensi, un giocatore che fa parte di una rosa e che comunque si sente parte facente di un progetto, magari dà anche un impegno diverso, ammesso che non sia un prestito di una persona come magari come un giocatore come Esposito che si deve far vedere e ha bisogno di quindi mettercene del suo, perché oggettivamente se ci pensi nel creare un nucleo che spinga, devi creare anche
anche un po' di fidelizzazione con l'ambiente, a mio avviso, e magari i giovani non hanno questa percezione che può avere invece un giocatore un pochino più anziano, se quello, certo, che vogliamo definire. Hai ragione. Un esempio lampante di un giocatore che noi abbiamo lanciato nel grande calcio è Meret, che adesso il Napoli, non so quanti milioni di euro, ha rifiutato per darlo via. Questa è una politica che tu valorizzi altri giocatori, però ripeto, in un campionato come questo, dove il mercato è bloccato perché non gira un euro, esatto, questa politica ci sta quest'anno. Sai, i giocatori del valore di Meret e di Esposito vengano anche in prestito, perché sennò sarebbe proponibile. Alessandro Lazzarini, ho visto adesso, il vice di... Sì. Non avevo assolutamente visto nella formazione degli allenatori che c'è Alessandro Lazzarini, che era il vice di Dolcetti quando la spalla... Il vice di Marino è Mezzini, che era il centravanti. No, io guardavo perché adesso c'è una retroscena, che gli anni successivi in cui ancora Lazzarini e Ceramicola facevano parte della rosa degli allenatori della SPAL, sì, venivano a giocare con noi a racchettone, quindi era il mio compagno di beach tennis Alessandro Lazzarini, cioè facevamo un gruppo di... E chi era più forte? Io ovviamente. Però voglio rompere le scatole a Nicola adesso, siamo, perché tu non ti sbilanci mai, questo va detto. Dammi, siamo alla prima giornata, mi devi dire secondo te questa SPAL dove può arrivare. Oh mio Dio. Vabbè, ti voglio mettere in difficoltà. No, non è in difficoltà. Io spero di vedere un'annata in cui la SPAL comunque faccia intanto una bella figura, diciamo sopra la metà classifica. Io non dico torniamo in Serie A, se dovesse capitare ben volentieri, però insomma intanto comunque di giocarsela tra le parti alte della classifica, perché giustamente qua mi ricollego a quello che diceva prima Giuseppe, io vorrei arrivare fino all'ultima giornata o quasi, in cui comunque abbiamo sempre qualcosa da dire, qualcosa da sperare, qualcosa di per cui emozionarci, insomma. Anche perché i playoff le disputano fino al nono posto. Appunto, ecco. Frosinone arriva ottavo, nono, va in finale. Sì. Però secondo me questa squadra può tranquillamente arrivare nei playoff. No, a me. Oh, poi c'è chiaro, dovesse mai capitare che torniamo in Serie A, ben venga, tanto di cappello, anzi, cioè, poi. Non la buttiamo via, dai. No, cioè, abbiamo vissuto tutti negli ultimi anni la scalata che fu, e quindi insomma, ben venga se. No, la cosa triste è quando ti capita, ed è successo, insomma, di vedere altre squadre che retrocedono dalla Serie A e poi arrivano lì per andare in Lega Pro. Ecco, questo non vorrei vedere quest'anno. Ma credo Carpi, nessuno. Modena, stando qua in zona. Appunto. Perché ci sono degli esempi che sono assolutamente il campionato poco. Dopo una retrocessione è sempre molto complicato. Certo. Vabbè, comunque insomma, dai, io ambisco almeno dalla metà classifica in su, poi vediamo. Poi tutto quello che concordo. C'è, ecco. Anche per un piazzamento playoff, dai. Sì, dai, playoff sarebbe l'ideale. Esatto. Intanto Matteo, mentre tu mi facevi la domanda in difficoltà, ti salutano i tuoi nipotini Daniel e Mattias. Ah, grandissimi. Con forza Juve anche. Ci stanno guardando, li saluto. Gli ho fatto da babysitter ieri. Addirittura. Ma c'è qualcuno che ci sfida? Pensa che è una tecnica fantastica per tenerli buoni. Ma quanti anni hanno, scusa? Uno fa la seconda elementare e l'altro fa l'ultimo anno d'asilo, quindi 5 e 8. Sì. Praticamente gli ho detto, chi fa il più bravo vince un premio, ok? Tutti e due bravi fino alla fine, e dopo il premio non l'ho dato. No, ma non li freghi la seconda volta, però. Cioè, la prossima volta basta. Sei disonesto con i bambini. Sei una brutta persona. Io non ho parole. Un genio, ragazzi, sono un genio. Vabbè, che insegnamento di vita gli dà. Cioè, veramente, il metodo Montessori. Il metodo Agnelli potremmo lanciare. Vabbè, insomma, eventualmente. Provate da casa che funziona. Vabbè, comunque, insomma... Ragazzi, cosa vi posso dire? Qua ci sono i saluti. Attenzione, stavolta è Salaman che salva. Mamma una mia. Situazione intricata. Anzi, Vicari ancora. Il Monza è più incisivo. Quando spinge, si rende. Squadra molto fisica, tutti alti, grossi. Anche perché dietro a Vicari Gittier avrebbe colpito a botta sicura. Noi dobbiamo ancora fare un tiro in porta, ricordiamolo. Comunque. Purtroppo. Comunque, insomma, penso che tutti oggi si aspettassero un Monza più aggressivo da questo punto di vista. Però c'è da dire che finora, insomma, se dovessimo mantenere... Ecco, sai che sono quello delle intermediazioni. Secondo me, se dovessimo finire con un pareggio, io sarei soddisfatto come esordio. Assolutamente, sì. Io firmerei subito pareggio, non sarebbe male. E sarebbe comunque oro rispetto a quello che abbiamo visto nei mesi scorsi. Quindi, voglia, uno 0-0 sarebbe già una gran cosa. Anche un 1-1 magari si anche vede qualche gol. Certo, portare a casa la pelle e un gollettino, non mi dispiacerebbe. Certo. Poi iniziare con una sconfitta non è no, mai... No, assolutamente, assolutamente.
anche per questione di autostima, di, dai, spingi, che bella di costruzione questa della squadra. D'Alessandro, una bella opportunità con un corridoio sulla sinistra. Ma due giocatori su di lui. Il campo non è nelle migliori, sì, condizioni. Molto pesante, infatti molto pesante che... il campo. Guadagna una bellissima punizione con un'azione personale d'Alessandro. Siamo nel lato corto dell'area, ma a ridosso della linea. Beh, mi sembra netto il fallo. Cara Eleonora, quel campo lì, no, va detto, è un campaccio. Sì, il campo di Renato quando piove è più bello. Cioè, mi stavo cioè, molto immedesimando nei campi che pesanti. Si alzano a ripetizione quando transitano i giocatori. Adesso quando l'anno Tenere prossimo il Monza giocherà a San Siro, il problema è risolto e via. Adesso lo dico San Siro per tre dire. Tre squadre San Siro. No, è possibile. Tanto Nicola, possibile. Marino è bellissimo. So, occhiale da sole, no, cappello, ma infatti, proprio, cuffia cioè, invernale. E kiwi fino al collo, bellissimo. Ma poi gli occhiali da cieco di Sorrento sono, cioè, sono il massimo. Vabbè, intanto siamo quasi al 42esimo. Strefezza e Brignola alla battuta, i tre difensori tutti dai, molto colpo strutturati di testa. Si sono avanzati, Salomon, Vicari e Tomovic. La contraerea della SPAL parte tutta dal reparto difensivo quest'anno. E Strefezza ma la battuta che la spreca calciando mia, malissimo. Che era ubriaco. Malissimo, tenta direttamente di indirizzare la sfera verso lo specchio della porta, ma la conclusione dell'italo-brasiliano termina altissima sopra da lì, la traversa di Lamanna. O sei Francesco Totti o la metti in mezzo, cioè non puoi tirare da lì. Ma è vero che noi non abbiamo dei gran saltatori, ci dicevamo, però è I anche vero che... Solo. Vicari? Beh, piuttosto che fare quella parabola orrenda, la palla ci vuole... Come anche dice perché Matteo, tutti e tre i difensori si erano portati in area per tentare la conclusione vincente. Poi il campo è pesante, si ferma la palla, un rimbalzo, un ritocco, gol, no? Ma fare un tiro lì che... Non sta disfruttando un bel primo tempo, Strefezza. Ma c'è con la testa, secondo te, voleva andare via? Ma bisogna anche avere delle richieste. Parlava del Torino? Ma sì, ma io penso che Strefezza, la sua dimensione, sia trovare un posto da titolare in B. Perché in A... Mi piace questo Seleghini così diretto! No, ha goduto di una SPAL veramente molto debole l'anno scorso. Per carità, ha fatto un ottimo campionato, però... Tra i meno peggio, diciamo. Sì, tra i meno peggio, è un giocatore che ha un bel primo passo, scatto e tiro, ma ha ancora molto margine di crescita. Vabbè, intanto non so se è messo peggio il campo oppure è messa peggio la condizione meteo fuori, sentiamo comunque continuamente vento. Adesso dovrebbe partire in sottofondo la canzone dei Righiera, l'estate sta finendo, no? Sarebbe bellissimo. L'estate è già finita purtroppo. Direi che è già finita abbondantemente. Dai Max, facci un ritornello dei Righiera. No, lui va solo rappando, va solo in rima. Rappando ovviamente. A denunciare dei Righiera. Come, scusa? Faccio querelare dei Righiera, un plagio al volante. Poi un rapper che fa i Righiera. No, mai dire mai. Adesso ho visto che Gigi D'Alessio... Soldi si fa tutto. Gigi D'Alessio ha fatto una roba con i rapper napoletani, quindi tutto può essere. Allora, mentre fuori sta diluviando, però non a Monza ovviamente, anzi Monza in questo momento sembra il meteo essere abbastanza stabile. Siamo ancora sullo 0-0, 44esimo, vediamo se daranno qualche minuto di recupero. È comunque insomma una partita... Posso dire alla fine dei conti senza farmi ne lode? Vabbè. Esatto. Termine perfetto. Ecco. Anche se va detto che Brianzoli un paio di occasioni importanti le hanno costruite, la SPAL nulla, anche se come cifra di gioco a centrocampo le squadre sono abbastanza equivalse, però quelle due o tre volte che la squadra di Brocchi ha costruito qualcosa in offensivo, un paio di volte in paio di circostanze, è andata veramente vicino al gol, una volta ci è voluta tutta la bravura di Beriscia per negare la rete e nell'altra volta Gidker da distanza ravvicinata non ha trovato lo specchio della porta. Che brutto errore, mamma mai giocarla in mezzo, ma mai giocarla in mezzo. Erroraccio di Tomovic. Ma io queste cose non le posso vedere. Che comunque Tomovic anche... Missiroli riesce a sventare. Cioè, Beppe, ABC del calcio, un difensore sì, lo insegnano, non deve mai metterla in mezzo. Lo insegnano ai ragazzini, veramente... Comunque c'è anche da dire una cosa, che il Monza si è finito primo tempo 0-0, il Monza si allena dal 9 luglio, noi il 9 luglio giocavamo contro il Milan. Sì. Quindi hanno un mese e mezzo di preparazione più che noi. La SPAL cos'è? Si è radunata 9... una ventina di giorni, ma poi la squadra, cioè alcuni giocatori sono arrivati adesso. Sì, anche perché. Vabbè, comunque insomma 0-0 tra il primo e il secondo tempo, cioè scusate, alla fine del primo tempo. Max, noi ti salutiamo per adesso, ci ritroviamo con te più tardi.
ci sentiamo dopo. Così ti lasciamo vedere con calma la partita sull'altro canale, così poi se la racconti eventualmente. La TV dietro al telefono. Ecco, perfetto. Grazie allora Max Fogli, con ciao, te Max. Più tardi. Ciao Max. E tra poco ci colleghiamo con un altro Max Rizzati, che poteva soltanto adesso fare il collegamento, sentiremo da lui un commento tra il primo e il secondo tempo. Allora, intanto, mentre magari ci colleghiamo con Max Rizzati, Eleonora, allora, questa tua estate, quindi sei arrivata, dici in Sardegna è sempre piovuto, adesso non dico che ce l'hai portata tu la pioggia, no, però te lo dico io. Però un po' il suono richiama quello che hai vissuto. No, ma te lo dico io, guarda, era un continuo, perché in realtà abbiamo disputato questi campionati europei FBT a Muravera, a Cagliari, siamo arrivati nel pomeriggio di giovedì, perché le competizioni dovevano cominciare, nel pomeriggio di mercoledì, pardon, perché le competizioni sarebbero cominciate dal giovedì pomeriggio. Dal giovedì mattina siamo stati accompagnati da una pioggia pressoché incessante, si giocava negli intervalli tra un acquazzone e l'altro, e questo sicuramente ha condizionato tantissimo la competizione, almeno per quanto riguarda me. Si parlava prima di campo pesante e posso assicurare che la sabbia era veramente pesante, anche perché non era la sabbia come quella, certo, che siamo abituati a vedere ai lidi, era una sabbia veramente molto, si sprofondava già di per sé e con l'acqua diventava un acquitrino, sì. Ed era difficilissimo correre, saltare, insomma il mio tipo di gioco ne ha veramente molto risentito, quindi poi quando c'era qualche tregua tra un acquazzone e l'altro c'era del gran vento, quindi mi ricorda molto la giornata odierna. Io non so fuori se entri nei microfoni il rumore, però insomma stiamo sentendo effettivamente un temporale piuttosto importante, esatto, anzi se qualcuno ci vuole anche aggiornare su quello che accade fuori ci mandi pure messaggi, leggeremo volentieri. Allora comunque, quante medaglie hai portato a casa? Due barra tre, allora mie sono due, in valigia nostra collettiva di famiglia sono due, mie e tre collettive di famiglia, perché io ho vinto l'oro nell'over 35, il bronzo nel femminile open. Ma l'età, Eleonora? L'età, ho vinto quel titolo lì, cioè, dice che è rigiovanita. Ah, per carità, ecco. Però ho vinto quel titolo lì, che cosa vuoi che ti dica? Queste sono alcune immagini scattate nei tornei outdoor nella stagione, che non abbiamo fatti tantissimi, perché per forza di cose, per il Covid. E poi aggiungo che io ho avuto una bella sfortuna, nel senso, ad agosto mi sono rotto un dito, l'indice della mano destra, quindi io temevo, in realtà ho temuto fino all'ultimo di non poter disputare questi campionati. Perciò ho portato a casa questo oro nell'over 35 che mi tengo stretto, anche perché è stata una bellissima competizione, è stata una bellissima gara. E questa è la mia compagna invece nel femminile open, e il mio compagno invece si è portato a casa con il mio partner nel misto la medaglia d'oro nel maschile over 40. Quindi, fammi capire, il tuo compagno col partner del misto? Allora, il mio fidanzato, la persona che condivide con me casa, famiglia, eccetera, gioca assieme al mio compagno di gioco nel misto. Quindi ci sono tanti compagni. Giocano insieme. Tu non metti in mezzo con lei, perché non creare ulteriore confusione. Giocano Dico solo insieme. Una cosa su Eleonora. Over 35 secondo me dimostra almeno 10 anni di meno. Grazie. Che io di donne me ne intendo, ricordatevelo. Grazie. Guarda, io purtroppo c'è solo una cosa che tradisce Eleonora, il fatto che ci conosciamo da diversi anni ormai e quindi purtroppo anno dopo anno c'è proprio un più uno, insomma, ecco. Sei stata Miss nel 2007? Nel 2007, ecco. E nel 2008 tra l'altro avevamo detto che c'era questa curiosità. Sono in diretta, io entro. Adesso arriviamo anche a Max. Sì, arriviamo a Max. Adesso nel 2008 la mia prima diretta a fianco a te come conduttrice con Marco Mariotti, che era il 31 agosto 2008. Prima partita che commentammo fu Monza Spal. Pensa a te, vedi? Quindi torniamo alla vita, tutto torna. Tutto torna. Salutiamo anche Marco Mariotti, peraltro. Torna anche Max. E torna Max. Ciao Max Rizzati, ben ritrovato. Ciao. Ciao a tutti, sono arrivato giusto per sentire i racconti di Eleonora. Solo per quello in realtà. Noi non te ne fregava niente. Tutto quelli va via. chiude ma torna a lavorare. Sì. Grazie Max. Allora Max, ben ritrovato anche a te. Intanto un commento a caldo di questo primo tempo. Come hai visto la SPAL? Sì, anche se sono qua al lavoro, magari se appunto sono qua proprio in studio. Ah. Comunque il primo tempo l'abbiamo seguito, ecco, ci siamo fermati un po', una partita un po' a scacchi, ecco, possiamo dire, una partita chiusa, le squadre, si vede che la prima partita di campionato, i ritmi sono un po' anche blandi,
però insomma io credo che magari anche portare a casa un punto da Monza oggi sarebbe veramente un inizio importante e che farebbe proprio a caso nostro. Ecco, quindi anche secondo te, diciamo, il risultato giusto potrebbe essere un pareggio, quindi portare a casa un punto? Beh, io credo che un pareggio oggi a Monza sarebbe un ottimo risultato, insomma, in virtù che la prima giornata di campionato una sconfitta farebbe male, insomma, sarebbe già bruciante, anche perché ne abbiamo subite parecchie, diciamo post lockdown, una praticamente dietro l'altra. E vi confermo anche sul tempo che è venuto un gran acquazzone qua in centro, dato che c'è proprio qua la finestra attaccata, e adesso ha smesso e c'è il sole. Bene. C'è un clima abbastanza tropicale. Un max risati meteorologo anche oggi. Venti da nord-est. Esatto, per la serata, Max, cosa prevedi? Devo portarmi dietro l'ombrello o vado tranquillo? Arriva l'anticiclone. Vabbè, però ho detto in questi giorni che c'era l'allerta meteo, insomma, perché ormai è allerta per ogni cosa. È vero. Però insomma, effettivamente, insomma, il temporale c'è stato. Senti, Max, e invece ti faccio una domanda più generica. Che spalti aspetti quest'anno? Beh, insomma, la spada è ancora un cantiere aperto, diciamo, insomma, ancora è difficile fare un pronostico, anche perché secondo me si scatenerà il mercato tra la fine di settembre adesso e i primi di ottobre, c'è un mercato che appunto finisce ad ottobre e secondo me ci saranno tanti, tanti colpi ancora. Questa è una squadra ancora che non è quella definitiva, insomma, sicuramente. Berisha ha fatto un'ottima parata anche nel primo tempo, su una solita amnesia da parte della difesa, però purtroppo credo che non rimarrà con noi, ecco, per forza di cose, certo, perché non può perdere la nazionale. E per quanto riguarda anche altri giocatori, insomma, abbiamo Castro in tribuna, Murge in panchina, insomma, anche Paloschi, che sappiamo l'ingaggio oneroso che ha da tanti anni a questa parte, che in panchina anche lui, anche se credo che rimarrà Paloschi. E sono molto curioso anche di vedere il giovane Esposito, Salvatore, appunto, perché dato che abbiamo entrambi i fratelli, sono curioso di vedere la punta, quella dell'Inter, che secondo me magari anche nel secondo tempo potrebbe fare uno sprezzone di partita, e chissà che non ci possa regalare sorprese, insomma, con la sua voglia, ecco, di voler far bene, ecco. In ogni caso, in questo momento gli interpreti sono tanti, gli interpreti della SPAL. C'è grande possibilità di cambiarli, per cui potremmo sfruttare oggi, anche dato che Boateng è in tribuna, che è stato sicuramente un grande acquisto, ecco, da parte del Monza di Berlusconi e Gagliani, il fiore all'occhiello di una campagna acquisti, secondo me, di una squadra straordinaria per la Serie B, per cui vedremo un po' come andrà questo secondo tempo, anche se sono abbastanza fiducioso. E credo che comunque portare a casa un punto oggi sarebbe molto, ma molto importante. Certo, intanto guardate, vi dico, ne approfitto per salutare un altro protagonista dei nostri salotti, insomma, che intanto torna a trovarci, Maurizio Natali, che dice un salutone a tutti intanto, e poi dice Agnelli sempre di fronte ad Eleonora, e questo è. Ci sarà un perché, esatto. Ma a parte questo, c'è una considerazione che dice con questo Monza si può vincere, bisogna osare. Ecco, Sì, il rischio è che poi a osare, spostando in avanti per il centro della squadra, riesci a scoprirti, perché tre volte hanno sfiorato il gol loro, quindi sono d'accordo con Maurizio, però molta attenzione, perché un punto, secondo me, è un bel punto portarlo a casa da Monza. Rischiare di tornare a mani vuote, iniziare la stagione con una sconfitta per aver provato a vincerla, non so quanto ne valga la pena, poi dopo è una questione di modo di interpretare il calcio, perché io sono più difensivista, che invece, certo, non biasimo chi dice no, proviamo a vincerla, perché anche a costo di perderla, perché tre punti sono tanti e sarebbe un inizio da incorniciare. Ah beh, sicuramente, poi se portassimo a casa tre punti da Monza, scherziamo, sarebbe quasi un... No, ma Nicola, il direttore Natale ha ragione, zero tiri in porta, se non tiri in porta non fai gol. Certo. È la legge del calcio, Che questo è stato sempre un problema anche dell'anno scorso. Esatto. L'anno scorso era molto, molto debole. Esatto. Anche, non era questione solo di idea, di provarci o no, era proprio mancanza di qualità e di capacità. Certo. Allora, Max, noi dobbiamo andare in pubblicità, mi sa che ti dobbiamo salutare, giusto? Sei al lavoro, ci dicevi?
Sì, sono al lavoro, anche se dico che seguirò comunque anche un po' il secondo tempo ancora. Guarda, vedi tu, se puoi rimanere un po' con noi ti teniamo in collegamento, se no ci salutiamo. Pensaci un attimo. Rimango qualche minuto anche dopo. L'hai detto tu, è la tua risposta definitiva, Max. Perché qua io non voglio mica dopo dire. Ecco, va bene, allora andiamo in pubblicità e tra poco ancora in diretta con tutto il parterre di adesso. Torniamo in onda, appena ripresa la partita, sempre 0-0 tra Monza e Spal, ripresa poi da pochissimi secondi, quindi insomma vedremo come sarà questo secondo tempo, un secondo tempo da cui soprattutto direi che potremo avere delle aspettative, dipende insomma se ci sarà un risveglio della Spal. C'è stato un cambio, è uscito appunto Brignola all'esordio, abbastanza anonimo questo primo tempo, ma insomma ha giustificato, era l'esordio assoluto. Al suo posto Jankovic, oggetto misterioso in queste sue prime avventure a Ferrara, l'anno scorso ceduto in prestito in B a metà stagione, gli viene data questa opportunità dal mister, speriamo che sappia sfruttarla al meglio. Dove anche a Crotone ha giocato pochissimo. Sì, non giocava mai. Ha fatto forse un paio di partite, ma alla fine, ma proprio... No, però io, quello che mi chiedevo durante la pausa, il campo è pesantissimo, mettiamo su Jankovic che è 35 kg, non era meglio magari un po' più di muscoli? Adesso non ho ben presente la taglia. Ce li abbiamo dei muscoli? Beh, io ne ho parecchi, non ho, se vuoi. No, ho capito, però tu non giochi nella spalla. No, secondo me in un campo così pesante non puoi mettere un uomo tecnico e veloce, serve sostanza e fisicità. Questo sai, vuol dire. C'è anche un altro aspetto da valutare, loro che stato di preparazione hanno i giocatori, magari in questo momento... Jankovic, il mister lo vede un pochino più preparato atleticamente, più pronto atleticamente, e ha optato per puntare su di lui. Speriamo anche che Jankovic mi dia una bella smentita e mi faccia una doppietta. Ecco, dai, dai che bello! Jankovic ha subito si è messo... Ma no. Niente di fatto, però intanto... intanto grazie. C'è stato un tiro in porta, un tentativo perlomeno, È già Alessandro, quello più in forma della SPA secondo me oggi. Comunque Jankovic ha messo una palla discreta in mezzo. No, esatto, ha messo una bella palla poi alla fine. Lì però doveva passarla, Sì. Vabbè, insomma, ci ha provato e... Però insomma, diciamo che se vedessimo una SPAL in quella metà di campo più spesso rispetto al primo tempo, sarebbe già qualcosa, Ma secondo voi Paloschi non gioca perché non è in condizioni fisiche ottimali? Non ha ancora giocato neanche un minuto. Dico, non è in condizioni fisiche ottimali. Ma per me, sapendo che Floccari ormai viaggia per i 40 e 90 minuti, io penso che fatica a reggerli, vedremo Paloschi nell'ultimo scampolo di partita. Buon inizio comunque di Jankovic, Però Paloschi, anche lui, tu parlavi di Jankovic, oggetto misterioso, anche Paloschi da quando è arrivato allo SPAL. Paloschi 2 anni che non sempre, segna. È sempre stato un oggetto misterioso. 2 anni senza gol, sono tanti. Cioè, e fece benino il primo anno. Sì, però... 7 gol. No, il primo anno era diventato anche d'accordo, un piccolo però, mito, ricordo, anche citato. Paloschi era. Sì. C'era questo gioco di parole. Però dici bene, Beppe, alla fine è un attaccante che sta 2 anni senza segnare. È la vita dell'attaccante segnare, perché poi gol chiama gol, chiama sicurezza nei anche propri perché mezzi. Ha un attenzione Monza, bella prova il Monza in ripartenza, perché la SPAL dopo il ritorno dagli spogliatoi si è riversata con decisione nella metà campo Brianzola. Alla prima opportunità il Monza con Macin è arrivata alla conclusione in modo pericoloso con un diagonale che ha sorvolato di poco la trasversale della porta di Berisha. Però posso dire una cosa su Paloschi. Paloschi è uno che bene o male i suoi gol li ha sempre fatti. Dove latita? Latita perché negli ultimi 2 o 3 anni non ha mai avuto fiducia. Cioè non è magari... La fiducia va anche meritata. Però esatto, magari caratterialmente hai quei giocatori che hanno bisogno di fargli fare quelle 3 o 4 partite di fila, che dopo il gol può venire, dopo hai fiducia. Però Matteo, il problema è anche un altro, che è semplice, non è mai fatto mistero, è che la SPAL in Serie A è una squadra che deve più che altro difendersi nel corso di una partita, più che attaccare, e la fase difensiva di Paloschi è veramente... Era nulla, nulla. Non cavi un in meno. Esatto, quello era il problema principale del mancato impiego di Paloschi, perché è condivisibile che giocando con continuità la rete prima o poi la trova un attaccante come Paloschi. Il problema è che quando non sei in possesso palle devi fare la fase difensiva... Sì, ma... È vero. Lì nascono i problemi principali di Paloschi. Però siamo d'accordo su una cosa,
che in Serie B può fare la differenza? Ma io infatti con i nomi che sono circolati, ma neanche lontanamente, scelgo Paloschi tutta la vita. Anche perché mi risulta essere veramente molto motivato quest'anno. Beh, comunque è un ragazzo intelligente, sa che è l'ultimo treno che passa a determinati livelli per lui. No, è vero. Quindi se sbaglia anche in B, ma penso che trovare ingaggio a livelli decenti in futuro diventi problematico per lui. Ho letto che lo vuole il Monza. Beh, l'ha cercato in diverse circostanze il Monza, anche l'anno scorso. Il problema è che quando lo stanno valutando adesso, anche l'anno scorso. Il Monza ha fatto... Ecco perché, vedi, è una tattica, non viene inserito in campo perché così non lo si vede, non lo si va a togliere dalla rosa della SPAL. Ma a vostro avviso come lo vede Marino? Visto che poi... Marino lo vuole, c'è... Conta anche sempre come lo vede bene quest'anno, ha parlato molto bene... Sai, la paura di Marino è che gli ultimi minuti, diciamo ore di mercato, possa perdere qualche giocatore sul quale punta in maniera importante per questa stagione, perché quando il mercato rimane in corso, aperto anche durante il campionato, rischi che proprio all'ultimo momento i giocatori, faccio nomi di, non so, D'Alessandro, Vicari, Berisha soprattutto, ma anche Valotti, trovino nelle ultime ore in ingaggio. È noto che la SPAL li lascerebbe partire e quindi il mister ha veramente timore che possa accadere un'eventualità di questo genere. Beh, anche nei confronti di Paloschi. Nulla di fatto, dai. Ah no, però aspetta, no, attenzione. Fallaccio di Valotti ferma fallosamente Armellino, che era in azione personale. Sì, tra l'altro forse è anche inutile come fallo. È anche pericoloso, perché entrare coi tacchetti sulla caviglia puoi far male. Ragazzi, secondo me, magari ditemi anche la vostra, questa squadra manca tantissimo un altro difensore centrale di livello. Cioè, non puoi giocare tutto l'anno solo con Vicari. Serve un altro difensore. È sempre lo stesso discorso. Se non va via Tomovic, non arriva nessuno. Ho capito, io sarei contenta se andasse via Tomovic, a dire la verità. Tomovic saremmo contenti in tanti, non mi sa. Beh, l'anno scorso è stato una cosa veramente, torniamo sempre agli invendibili di cui si parlava prima. Io penso di giocare peggio di come complessivamente, come livello di gioco di Tomovic l'anno scorso a Ferrara. Ha provocato anche tanti gol per gli avversari. Tanti errori inutili, di ingenuità, poi che da un giocatore come lui non ce li si aspetta. Errori proprio di singoli giocatori, non che la difesa era sbilanciata, proprio errore tecnico del giocatore. Beh, questi sono i regali che ti ha lasciato Magnati poi, sì. Se voglio fare polemico. Ma sai, poi anche lì il discorso andrebbe approfondito di più, perché quando mister Semplice ha avallato l'acquisto di Tomovic, pensava che arrivassero altri poi giocatori nel reparto difensivo, e Tomovic inizialmente doveva essere una seconda linea, il quinto difensore. Esatto, venendo a mancare poi gli acquisti di quelli che dovevano essere i titolari davanti a lui. Attenzione, paletta di testa, ma Berisha non si fa sorprendere. È una partita molto statica, Ma sai, campo molto pesante, e poi non teniamo presente che noi per 3 anni eravamo abituati a vedere la Serie A. Io sto notando la differenza qualitativamente. Vero. Beh, da un lato è meglio, Giuseppe, perché in Serie A avevamo la media di prendere gol dopo 5 minuti. Sì, va bene. Abbiamo aumentato di 45. Devo dire che infatti mantenere questo 0-0 quando siamo al 53esimo, poi vedremo come sarà la soddisfazione. Ma sì, è quello che dicevo prima. Cioè, comunque sia, dovessimo portare a casa un punto da Monza, insomma, sarebbe comunque, non dico arroccolato, quello un po' eccessivo, però comunque sarebbe una partenza, secondo me, più che accettabile. Poi no, i punti arriveranno con le altre partite. Anche perché è bello tornare a guardare la classifica, guardare il turno successivo, certo, dove giocano. Invece l'anno scorso praticamente non abbiamo mai gareggiato con nessuno. Abbiamo fatto magari per le prime, non so, 10-15 partite, sì. E poi dopo abbiamo mollato praticamente. Ci prova Colpani da fuori, ma ancora Berisha dimostra di essere un portiere. Sta cominciando comunque ad aumentare la pressione il Monza. Max, anche se sei distante, se vuoi intervenire, intervieni pure, perché capisco che magari quando uno è collegato a distanza fa più fatica, insomma, a entrare nel discorso. Però tu dimmi. Ero d'accordo con te, Nicola, su quello che stavi dicendo. Io un punto lo considero anche oro colato, ecco, da Monza, perché comunque il Monza è la favorita per vincere questo campionato. Ovviamente poi in Serie B vanno su 3, diciamo, dalla Serie B alla Serie A.
anche se il Monza è la prima candidata a vincere questo campionato, ha una squadra che adesso poi è ovvio che non si vincono con le figurine i campionati, però sulla carta ha tutta gente che almeno ha fatto sempre bene o male la Serie A, e tra l'altro ha preso Boateng anche, che insomma ha un curriculum internazionale veramente importante, oltre ad aver giocato in Champions League, ecco, certo, per intenderci. Allora Max, noi soltanto perché abbiamo Simone Bonazzi che ci sta aspettando, che tra un attimo ci colleghiamo con lui, ti dobbiamo salutare, probabilmente il campionato è lungo, per cui preparati che sicuramente ti tireremo fuori dal cilindro tante volte, anche quest'anno. D'accordo, va benissimo, un saluto a tutti. Ciao, grazie, Max. Grazie a Max Rizzati. Ciao Max. Allora, ciao Max. Tra poco ci colleghiamo con Simone Bonazzi, anche lui un altro nostro amico che torna protagonista in questa giornata. E niente, intanto comunque sempre 0-0, una partita comunque, comunque delle emozioni le sta regalando, non è una partita piatta, perlomeno non come il primo tempo, mi sembra che sia un po' vivacizzata rispetto a prima. Io vedo lo SPAL che gioca un po' col freno a mano tirato. Sì, però è sempre il Monza a rendersi pericoloso. La SPAL finora ha contenuto in un'unica circostanza, Berisha è stato veramente grande, ma di azioni pericolose dalle parti del portiere, dei padroni di casa, io non ne ho ancora vista. Sai cos'è il problema, Giuseppe? Che paradossalmente questo 3-4-3, tu hai i due esterni davanti che non toccano mai palla praticamente. Non so se ci avete fatto caso. Non riusciamo a far gioco. Strefezza nullo. Sì, avrà toccato 4 palloni, di cui una punizione che era orribile. E io cambierei qualcosa. Non dico cambiare modulo, però mettere un po' più un Esposito Salvatore in mezzo al campo, che comunque l'anno scorso a Chievo ha fatto benissimo. Ma cambieresti modulo? In che ruolo? Io toglierei un esterno d'attacco e farei un 4-4-2. Siamo in fase di costruzione della squadra e già vuoi cambiare modulo dopo neanche la prima partita? Per questo finale Sai di partita. Il cambiare moduli è sempre un classico. Mi sembra molto sterile attualmente. No, capito quello che vuoi dire, però. Allora, intanto siamo passati da uno studio a un altro studio. Vedo che c'è Simone Bonazzi. Non so se è il tuo posto di lavoro. Ciao Simone. Ciao Simone. Ciao a tutti. Oggi c'è tutta gente. Però che... adesso cerco una magia, vi cambio lo sfondo. Perché dico, oggi è tutta gente che finge di lavorare ma che sta guardando le sorti della SPAL. Esatto. Non bisogna far giocare la SPAL di venerdì pomeriggio, almeno la sera. Una tragedia. Non ho più lavorato. Sono entrato in clima partita. Ho smesso di ascoltare la gente. Un disastro. Senti Simone, un tuo commento a caldo intanto di questa partita ma anche di quelle che sono le aspettative della SPAL. Sì, allora intanto Nick ti faccio i complimenti per questo, ti sei pettinato come me, grande. Ricresceranno i capelli però, è stato un errore, ti spiegherò in privato. Va bene. Allora ti faccio subito un up e un down. Allora ti dico che da Alessandro mi è piaciuto molto. E ciò che ancora non mi è piaciuto, uguale all'anno scorso, si conferma la stessa linea, è Tomic. Ok, quindi questa insomma una prima valutazione per quello che riguarda... E non vi ho ancora sentiti, quindi non so i vostri commenti, ragazzi. Non ok, ne so. Vabbè, tu giustamente stavi seguendo la partita, quindi adesso ti rimettiamo in clima match tra qualche istante, insomma, con i commenti che stanno arrivando. Abbiamo detto più o meno lo stesso su Tomovic, quindi esatto. Intanto su questo ti diamo... Anche più pesanti, volendo. Vabbè, insomma, diciamo che Tomovic... Sì, anch'io ne ho detto i più pesanti, ma in privato, insomma. Allora, torniamo un po' sulla cronaca, tanto c'è un cambio in questo momento... Sì, vedi, entra un giocatore come Barilla per il Monza, il giocatore Monza, che è stato titolare in Serie A, quindi per capire il livello della rosa del Monza. Beh, comunque anche noi possiamo dire che abbiamo avuto dei titolari in Serie A, per cui... Sì, noi, poi quasi tutta la rosa. Noi esatto. Tutti, allora. Anche noi. Quindi, vabbè, insomma, anche se ovviamente parliamo di situazioni diverse, ecco, però insomma... Da questo sai, punto un'altra vista. Notazione che aveva fatta che è rimasta bello la delle 5 bello lo sfondo, scusa. Dove l'hai tirata fuori questo sfondo? bellissimo grande Simo. No, che poi qualcuno ci crede davvero che tu sei lì.
a stadio vuoto, hai capito? All'aperto solo per lui, per Simone. Te lo metti pieno. Però è bello, devo dire, eh? Tutte le volte ti vogliamo collegato così, allora. Ho cercato su Google un'immagine del Paolo Massa e l'ho messo su Skype. Ma dai. Dicevo che con le 5 sostituzioni l'ultima mezz'ora cambia completamente la partita, perché cambiano metà dei giocatori di movimento in campo, le squadre, quindi nuovi automatismi, nuovi schemi. D'Alessandro sta... Si vuol dribblare anche la bandierina. Cioè. Senza avanzare di un metro ha saltato 3 volte lo stesso giocatore. Dai, deviazione, corner. Dai, ti voglio un gol. Stanno avanzando i difensori della SPAL, Vicari, Salamon e Tomovic. Anche Valotti in area si fa valere, l'ultimo gol col Milan su corner, anche se al termine di una carambola. Strefezza Jankovic. Sì. Marino può battere i corner con 2 uomini sul pallone. Che questa cosa non la capirò mai. Ma ragazzi, secondo voi questa qua è una partita da vincere o non sono ancora queste? Ma tutte le partite sono da vincere. Sono da vincere carta. Tutte, Simone, ma io questa volta a portare a casa un punto sarei contento. Esatto, stanno tutti dicendo... dai, addirittura. Oddio. Dai, Beppe. No, però Simone, l'abbiamo detto un po' tutti, visto che comunque il Monza, insomma, lo sappiamo tutti che è la squadra favorita, una delle più favorite per questa annata, diciamo che già cominciare fuori casa con un punto, insomma... sarebbe già qualcosa, sì, è ovvio che se dovessimo portare a casa la vittoria tanto meglio, ma la squadra è in completa evoluzione, non si però, sa insomma, ancora mi sembra che si veda finire, che il Monza, quindi... scusati se ti ho interrotto, mi sembra che si veda che il Monza ha una marcia in più in questo momento, più Monza che SPAL purtroppo, questo voglio dire, il Monza ha un altro più. Ha un altro piglio, poi diceva Maurizio Natali, osiamo, sbilanciamoci, però in questo momento la SPAL si è sbilanciata tutti in avanti e ha corso il rischio, ha dovuto salvare Berisha che era uscito dai pali, era in mezzo al campo e ha subito anche il pressing di un attaccante del Monza. Poi sia chiaro, è ovvio che se portassimo a casa 3 punti, cioè, penso che nessuno si lamenterebbe di certo, benissimo. Diciamo, insomma, almeno il minimo che ci aspettiamo da questa partita, che è quello di almeno portare a casa un pareggio, un punto. Bello. Bella questa azione. Ecco, teniamo sulla cronaca. Che gol! Ho paura. Ma no, ma che gol! Cioè, ho paura strefessa, strefessa. Non ha trovato lo specchio della porta. Sì, no, dillo più spesso che dobbiamo fare gol. Dillo più spesso. Ma, ragazzi, ah, non è gol. No. Però sembrava gol davvero, No. Scusate, ma sembrava gol. Io mi sono illuso perché... a vederti, Matteo, perché anch'io ero, avevo il dubbio. No, era evidente che il pallone colpito perché il tabellone sul retro e ha gonfiato la rete da dietro. Nel fondo del campo ha battuto sulla rete. Gonfiandola dall'esterno praticamente. Però da quella posizione strefezza doveva trovare lo specchio della porta. Ho rivissuto la delusione del VAR. Infatti stavo dicendo, adesso questa volta chi glielo dice che non c'è il VAR? Perché io continuavo ad aspettare che venisse fuori l'uno e invece vedevo che no, fuori. Ma non era evidente che il pallone aveva colpito. Oh, mi metterò un paio d'occhiali, da qua mi sembrava gol. Guarda che l'età è effettivamente quella in cui uno inizia a metterseli, te lo dico. Cominci a vederci male da lontano. No, in realtà è più da vicino, comunque lo stesso. Vabbè, niente, sempre 0-0 tra Monza e SPAL, 63esimo. Simone, quello che dicevamo prima, insomma, è ovvio che fosse avvenuto questo gol, a maggior ragione, insomma, visto l'entusiasmo che si era creato in studio, tanto di cappello, però insomma, vedremo se c'è questa possibilità di portare a casa almeno il punto che dicevamo prima. Ecco, poi ovviamente se dovessero arrivare tre, tanto meglio. Ti dico la verità, io... parto fiducioso anche perché mi aspetto che ci sia quest'anno una spalla all'altezza della categoria. Insomma. Certo. Mai la Serie A è diventato un vero e proprio supplizio dove dovevi sperare di fare 0-0. Insomma. Bene così, dai. Vabbè, insomma, dai. Comunque per adesso ancora 0-0, siamo ancora scioccati. Vedo Matteo più che altro ancora un po'. Ma sì, perché allibito da questa cosa. Non so se essere più preoccupato per la mia vista o per il fatto che ci sono rimasto talmente male che non era gol che... Facciamo un'analisi dei battiti cardiaci e vedere se sei a rischio infarto, Matteo. Vuoi sentire? No. Vabbè. C'è la social distance, non si può. Comunque sia, intanto io stavo già guardando un po' quelli che saranno i prossimi appuntamenti, perché poi ci troveremo sabato della settimana prossima per quello che riguarda la prossima partita. Ecco, diciamo che già dalla prossima settimana, secondo me, potremo anche eventualmente pensare a... Cosenza. Sì. I Lupi.
Pal Cosenza, la prima partita in casa. Alessandro, azione eccezionale. Palo. No. Niente. Che azione travolgente, però. Però che azione che ha fatto da Alessandro. Quello che dicevamo prima, comunque è una SPAL più viva rispetto a prima. Comunque ve l'ho detto, ragazzi, da Alessandro... Ha fatto una giocata eccezionale da Alessandro. Ma che sfortuna! Ha fatto una giocata eccezionale, ne ha saltati quattro. Sembrava Alberto Tomba quando faceva lo slalom gigante. È vero, eh? Questo paragone calcio-sciistico, sì, devo dire che... Un giocatore che, Dio, ma che sfortuna, se rimane integro ad Alessandro è il valore aggiunto, eh. Sembra in queste prime battute di campionato, c'è sembra Paloschi che sta salendo. Sì. Paloschi è l'esordio di Sala. Che Sala non è il Sala dell'anno scorso, eh. No. Quello se n'è andato alla Spezia per fortuna. A chi passa la pensa il capitale? Potere dei procuratori, riescono a piazzare giocatori di quel calibro ancora in Serie A. E intanto però... Parlando della cronaca, anche la SPAL pareggia le occasioni clamorose con un sì. palo che grida ancora vendetta. Sì. Si faceva questo gol. Cernicola dovrebbe essere entrato. Sì, esatto, al posto di Alessandro. Vabbè. Secondo me adesso Monza deve stare un po' più attento. Secondo te, Beppe, come cambia l'assetto tattico della SPAL con l'entrata di questi due giocatori? Beh, Paloschi prende il posto di Floccheri. Sì. Sì, però magari porta il baricentro un pochino più alto rispetto ad Alessandro. È un giocatore che può fare sia l'esterno che il centrale di difesa, centrale a difesa 3. Quindi in realtà sta cercando di preservare questo pareggio. Fortunatamente giallo, perché Salomon questa volta ha rischiato il rosso veramente. Signor Nicola, però ho letto che, sinceramente non lo conoscevo, ho guardato un po' lì la sua storia, nel Sassuolo ne parlano benissimo, cioè ci conta molto il Sassuolo. D'Ascoli l'anno scorso ha fatto un finale di stagione veramente ottimo. Ma voi ragazzi vi aspettavate la conferma di Salamo? Ah, non lo vuole nessuno, credo, no? Non per essere cattivi, ma no, Salamo. O così è il discorso che ha un ingaggio importante. Ha giocato a Frosinone con Marino. Comunque qui da casa arriva un po' di ironia, perché visto che abbiamo appena esaltato D'Alessandro, uno spettatore dice: allora aspettiamoci la vendita di D'Alessandro. Questo per dire, vabbè, speriamo che non avvenga questo, ci mancherebbe altro. Comunque la SPAL sta guadagnando campo in maniera molto decisa. Appunto, dico, mi sembra un secondo tempo invece che ci sta facendo risollevare non poco. Bella questa azione. Potrei quasi attaccarmi allora alle speranze e alle ambizioni di Simone, che insomma, bravo, sul fatto che si possa portare a casa. Io sono molto scaramantico, Simone, te lo dico la verità, non voglio mai parlare di vittoria quando siamo ancora sul pareggio, e anche quando eravamo in vantaggio comunque mi faceva sempre paura, insomma, quello che poteva essere l'esito finale. Però effettivamente la SPAL starebbe meritando un questa gol. Ripresa sta prendendo il sopravvento, un paio di azioni molto importanti, il palo di D'Alessandro al termine di un'azione veramente strepitosa, fantastica, strepitosa, ne ha saltati almeno tre come Birilli, poi ha concluso non nitidamente, però aveva superato la manna col pallone che è terminato in rete. Allora, è terminato sul palo magari in rete. Ragazzi, io penso che la SPAL dovrebbe avere la coscienza dei propri mezzi, perché comunque all'assetto della Serie A siamo retrocessi, quello è vero, però comunque i giocatori, se si riprendono dalla batosta del campionato finale e andiamo a vedere i valori effettivamente in campo, non possiamo lamentarci come squadra. Secondo me c'è più da sbloccare un livello psicologico, e poi non abbiamo nulla da temere da un Monza. Beh, anche è anche vero che ci sta comunque una partita o più partite di adattamento, come giustamente dicevi. È vero che noi abbiamo una rosa che viene giù dalla Serie A, anche se è stata una Serie A fallimentare, era pur sempre una Serie A, dobbiamo solo adattarci e capire che abbiamo di fronte non più dei giocatori di Serie A, ma dei giocatori di Serie B, quindi appunto diventare consapevoli di quelli che sono i nostri mezzi. Io sono d'accordo con Simone in questo caso. Certo. Anche se è vero, anch'io Salamon non mi aspettavo che sarebbe rimasto, forse proprio perché non lo vuole nessuno sostanzialmente. È sempre il discorso che ha un ingaggio da Serie A e in B non trova assolutamente possibilità di trovare un'altra soluzione, e in Serie A non è proponibile. Non l'ho visto brillare comunque in questa partita.
fatto un paio di interventi, non ha fatto neanche errore, diciamo, ecco, non ha fatto neanche un 6, gli dai un 6 pulito. Sì. Ecco. Diciamo, diamo però... tempo al tempo, vedremo nelle prossime partite se riuscirà un po' a... Tornano le pagelle di Beppe poi, quindi adesso vedremo. Certo. Tra l'altro ricordiamo lunedì sera, lunedì sport, il fatto che da qui a lunedì sembra un'eternità adesso, pensando... Comunque lunedì sera, mi raccomando, lunedì sport, torna tutto regolare, quindi non mancate come sempre con l'appuntamento con Alessandro Sovrani. Ma chi è secondo voi il leader carismatico di questo gruppo? Ammesso che ci sia. Beh, Floccari sicuramente. Vabbè, escluso Floccari perché... Missiroli, Beriscia, se rimane. Magari, speriamo. Lo so, io penso che si devono formare ancora delle nuove gerarchie e dipende Icari. Anche da come... Beh, l'allenatore, anche... attenzione. Ai ai. Ma la signora al Monza adesso è andato, con una traversa, va bene così, ci siamo salvati, sì, sì, va bene così. Di Bellucci mi pare che sia, no, anche perché non sarebbe stato neanche corretto, cioè, no, corretto non è questo di corretto, non sarebbe neanche stato neanche giusto una un vantaggio del Monza dopo quello che ha appena fatto la Spalla in questi ultimi 20 minuti. Però nel primo tempo il Monza ha sfiorato il gol almeno in un paio di circostanze. Però ragazzi... Guarda, è forse più clamorosa, dopo il palo di, di Bellucci, Armellino si è trovato il pallone sui piedi, sì, a esatto, porta vuota. Sì, sparato alto sulla traversa. Ben che gli è arrivato, che non poteva aspettarselo, però aveva la porta davanti. Ed era bella grande. Qua i nostri centrali sembravano un po' le statuine... Le presepe di Natale, sì, anche perché immobili. Da fermo, non si e può... poi Beriscia era spostato più sul palo sinistro della porta. Anche il colpo di testa di Bellucci è stato fatto con i piedi per terra senza neanche staccare. Chiudi. Comunque c'è ancora il Monza in avanti. Adesso il Monza spinge, Però sta diventando una bella partita adesso. Sta diventando una bella partita davvero. Meno noiosa. Senti Simone, io purtroppo, noi andiamo in pubblicità, ti devo salutare, però ti strappo una promessa, sì. Spero di averti presto, se non in studio, poi vedremo di averti anche in studio possibilmente, però ancora in collegamento, magari qualche minuto di più, ok? Eventualmente. Va bene. Ci devi ancora una cena, non me lo dimentico. Ci devi ancora ma la cena lasciamo stare, questo eventualmente... Sì, sì, no, ma io non dimentico le promesse. Ciao ragazzi, ciao. Allora, prima di andare in pubblicità, salutiamo un altro nostro amico Lorenzo Longhi che ci sta guardando in questo momento, che dice: buon campionato ragazzi, e aggiungo che se non fosse andato sul palo, quello di D'Alessandro sarebbe stato già da subito il gol dell'anno in Serie B. Condivido, ecco. Perché veramente è una cosa strepitosa. Grazie anche a Lorenzo, piccola pausa, tra poco ancora in diretta. Sulla cronaca. Che gol! Ho paura. Ma no, ma che gol! Cioè, ho paura. Tre festa. Non ha trovato lo specchio della porta. Sì, no, dillo più spesso, sì. Che dobbiamo fare sorpresa. E questa invece è uscita su Spalmeme. Oddio. Va bene, grazie dalla regia. Grazie. Non c'è stato nessun gol, per 0-0. No, allora, però diciamo... potremmo fare una raccolta fondi dei nostri telespettatori per comprare gli occhiali a Matteo Agnelli. No, sai cos'è? Eventualmente potremmo fare che ogni volta che la Spal fa gol, torna sempre questa tua esultanza. Ah, va bene. Ce l'abbiamo pronta, esatto, diventa come una suoneria, per dire, capito? Qualcosa che va in loop. Vabbè, comunque siamo al 77esimo, sempre 0-0 tra Monza e Spal. E, vabbè, una partita che, posso dire, secondo me volge anche proprio questo risultato, anche se, vedremo, tutto può essere, anzi, spesso gli ultimi minuti sono quelli dove capita qualcosa, ecco, non diciamo altro. L'ultima occasione del Monza è veramente... siamo stati fortunati, perché Paolo sulla ribattuta... Dopo il palo colto da Armellino, Barilla, porta vuota, non ha trovato lo specchio della porta, quindi Spal graziato in questo caso. Anche noi abbiamo colpito un palo con D'Alessandro, però il computo delle azioni nitide da gol è sicuramente a vantaggio del Monza con le due del primo tempo. Ok. Adesso c'è la classica girandola di cambi. Sì, no. Cambia la partita dopo, nettamente, sì. Perché quando ci sono 10 giocatori nuovi in campo, attenzione! Aia! Aiaia. Fuori gioco. Per fortuna. Vabbè, comunque. Io però... Intanto chiedo alla regia... ecco, no, vedo che la regia è più veloce delle mie domande, quindi siamo già pronti, tra poco arriveremo con noi Max Fogli. Ti leggono nel pensiero. Sì, leggono come, vabbè, insomma. Dicevo 10 minuti, anzi un po' di più, che saranno veramente importanti, perché come dicevate voi, una squadra, anzi due squadre, in parte rivoluzionate dai cambi, insomma vedremo esattamente che cosa potrà cambiare nella resa di entrambe, poi se mancherebbe altro. Beh, certo. Dico una cosa, Nicola, anche te Giuseppe,
tu metti su Paloschi, però Paloschi è un uomo che va servito, ok? Era quello che volevo dire anch'io prima, cioè in realtà lui secondo me non ha mai brillato anche in Serie A perché la spalla era talmente impegnata a difendersi che non aveva mai nessuno che portasse su palla per arrivare a Paloschi. Di questi 10 minuti adesso non gli è arrivato un pallone, non puoi fare dei lanci lunghi a Paloschi, è un uomo che va servito in area, è un rapinatore. Purtroppo sì, così però... come dicevamo prima giochi uno in meno. Sì, cioè è un gioco senza nulla togliere alle qualità indubbie del giocatore, è un gioco inutile, è un gioco che alla SPAL non è congeniale, non gli serve a nulla perché in realtà è un giocatore che non fa, devono fare gli altri per lui. Qui insomma diciamo che c'è da mettere la testa in basso e pedalare anche comunque con la qualità dei giocatori che possiamo avere che magari può essere superiore alla B, però certo. È difficile avere una squadra che serve una punta adesso per come il calcio di adesso. Intanto è tornato Max Fogli. Max, ben ritrovato. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Senti, Max. Allora, Max, subito domanda sul secondo tempo. Hai notato anche tu un miglioramento per quello che riguarda i biancazzurri? Si diceva partita senza infamia né lode, si è persa un po' di infamia e si è distribuita la lode con il Monza, che però secondo me ha fatto meglio della SPAL. Però, anche insomma... come occasioni, a parte l'occasione di D'Alessandro, c'è il rigore per il Monza proprio in questo rigore momento. Rigore per il Monza. Questo è pesante. Questa è pesante. Però posso dire, secondo me... Cioè, forse il fallo, adesso sono andati in due sul pallone, però cioè, il bisogna fallo... fare più attenzione era quando netto, sei in aria. Visto così, adesso c'è il replay, era... Rigore netto, no. Dai. Ma guarda, è rigore sì, netto perché, sì. In realtà, perché in realtà il giocatore difensore cade a deve terra. Stare più attento, bravo l'attaccante a coprire il pallone, il difensore deve essere più scaltro. Dicma, è stato un intervento abbastanza scomposto. Non puoi fare un intervento così in aria. Max, dai. Quello che mi fa paura è che tu mi sa che stai guardando su Rai 2 e da come parli mi sa che stai vedendo con qualche secondo d'anticipo quello che vediamo noi. Quindi per favore non dire nulla. Dove finisce il rigore fate voi. Vabbè. Inquadratemi la faccia perché no, cambio esatto, l'espressione. Mettiti una maschera. A... non possiamo vedere l'espressione. Gittker, sì, non era un'azione nitida da gol. Dickman doveva essere più. Ma ci è arrivato prima Dickman comunque sul pallone. Allora. Ma l'attaccante è bravo a chiudere lo specchio della porta. Sì, la parata Beriscia! E stavolta vedo bene! Ho visto bene! Max, ho sentito il tuo sì, che qua devo ancora vedere il calcio. Quindi ho detto, vabbè, speriamo. San Beriscia, che parata! Beriscia. Ma che parata! Senti, Beppe, che voto gli dai a Beriscia oggi? Beh, questo è l'8 solo pieno. Per... quello è il discorso che facevamo prima, che lo dobbiamo tenere. Lo facciamo prima, quello lì è un giocatore che ti dà 6-8 punti almeno in più a fine anno. Certo. Comunque ha espulso Marino, ragazzi. Già oggi no, devo dire espulso, che almeno uno in più sicuramente. Sa che è espulso Marino. Ha espulso? Andava via. L'ho visto andare verso... No, ma io ho visto l'espressione che ha fatto, che era in realtà veramente la fotografia di questo... Allora... questa è veramente d'emozione sto parata. Non l'ha tirato benissimo, perché era vabbè, potente, capito, ma non se ne frega, se l'ha tirato male. Problema suo, esatto. Un Beriscia eccezionale, ma bisogna dire che Dickman veramente è un pollo, perché tu non puoi all'80esimo regalare un fallo così in area, scomposto, però cioè, io continuo... senza senso. C'è arrivato prima lui sul pallone comunque. Com'è? Vai, Max. Vincere. Ah, vabbè, vediamo, io non dico niente fino all'ultimo, però. Però devo dire che questo secondo me ha ridato energia. Ha ridato energia ma anche incattivito il mondo, beh, certo, a mio avviso. Il Monza è ancora più incattivito, questo ci mancherebbe altro. Anche perché secondo me il Monza è sceso in campo con l'obiettivo di vincere oggi, senza tanti mezzi termini. Anzi, probabilmente di vincere tante durante questo campionato, per cui... Sì, è vero, probabilmente anche la pressione di questo confronto, di questa prima uscita comunque. Si sa che le aspettative, come ci dicevamo, sono veramente alte. Noi abbiamo avuto 10 minuti buoni, poi siamo tornati a essere dei fantasmi, perché siamo solo nella nostra metà campo. Adesso, ok, insomma... forse abbiamo preso anche paura, però come diceva anche Nicola, secondo me un rigore parato dovrebbe anche caricarti, no? In teoria, poi insomma c'è da dire che continuiamo a vedere il Monza in attacco e quindi questo comunque rimane un momento di tensione, di paura, vedremo eventualmente se la SPAL riesce a... No, però dai. No, ma cioè non siamo messi male in campo, il problema è che non riusciamo a costruire una minima azione offensiva.
non riusciamo più a mettere il naso nella ti dico, e questo secondo me è un giudizio che dal mio punto di vista sospendo fino a domenica prossima. Oggi è una partita che sono contento di portare via un punto anche sporco, esatto, brutto, sporco, rubacchiato, mi va benissimo. Domenica prossima in casa, sabato prossimo in casa col Cosenza, voglio vedere qualcosa. Ah, guardate il a livello Berlusconi come ha reagito quando. Invece Gagliani si vede che. Beh, ma Gagliani è impassibile. No, beh, ma i Gagliani l'hanno è pronto per essere inumato, cioè immobile, è rimasto immobile sulla sua postazione tutta la partita. Secondo me non esprime emozioni per quello. Cos'hai visto? Cos'hai no, guardavo l'altro gol. No, guardavo il tempo. Comunque, un aspetto che non abbiamo ancora affrontato, sono curioso di vedere sabato prossimo, anche se sarà un numero limitato di persone, anche se saranno più che altro sponsor, eccetera, eccetera, però vedere uno stadio dove c'è qualcuno dentro. Cioè, sai che a Monza oggi c'erano parecchi ferraresi che hanno acquistato, due che conosco anch'io, ho acquistato il biglietto su Viva Ticket, si può anche dirlo, e si sono recati a Monza a vedere la partita. C'erano parecchi ferraresi. Giuseppe, non su invito, hanno messo tot biglietti online, sì, chi è arrivato esatto. Primo li ha presi. E i ferraresi sono arrivati prima in gran parte dei biglietti a disposizione.